Siamo in live con Babba Lucy e stiamo per giocare Rusty Lake The Past Within. Vabbè, l'ho fatta io la presentazione, scusami. Mi rubi sempre tutto. E vabbè, no, la puoi rifare. Allora, signori, benvenuti sia su TikTok. Hai l'accesso, Katia? Certo. Sia su TikTok di Katia De Babalussi, Twitch di Katia De Babalussi. Beh, di Katia, di Yukari. Perché ti chiamo Katia? Perché vabbè, perché il mio nome è quello, va bene. Che sono... Allora, noi adesso giocheremo a The Past Within, un gioco della saga dei Rusty Lake. Li conoscete? Sì. Allora, sono fichissimi. Sono praticamente degli enigmi da risolvere per riuscire a andare avanti, ok? Solo che, cosa fica, sì. Nelle due live vedrete due cose differenti. Nel senso, il gioco è lo stesso, ma da me vedrete una determinata cosa, che io cercherò di andare avanti per far andare anche lei avanti. Quindi lei vedrà un'altra cosa. Non l'ho spiegato, sì, in merda, però... Vedo sì. Due cose. Beh, lei vede due cose. Vedo, cioè, no, non, io non vedo due cose, io ne vedo una, anche lei ne vede un'altra, però le vediamo diverse, va bene? Ciao, sì. Amici di TikTok, sì. Buon mercoledì. Dai, quindi, allora, io ho avviato il gioco, ho fatto una nuova partita. Tu hai fatto tutto subito. Mi devi invitare. Perché... Ti devo invitare io. The Past Within, sì, è un gioco esclusivamente cooperativo ed entrambi i giocatori devono possedere una copia del gioco. Ce l'hai? Mica hai taroccato. Non fare. No, no, io non l'ho rubato, l'ho pagato. Ok, vabbè, allora tutto a posto. Ciascuno di voi può giocare The Past Within sulla propria piattaforma. Ah, possiamo giocarlo anche sul tipo altre applicazioni, quindi. Cioè? Ciao amici, ciao Desi. È tipo sul tablet, sullo smartphone, Tu che cosa vuoi usare? No, il computer mi piace, mi va bene. E allora che vabbè, ma uno vuole dire come funzionano le cose. Entrambi dovete comunicare sempre via chat o voce per risolvere gli enigmi. Siete nella stessa stanza? No, fortunatamente no, quindi tutto a posto, anche perché Babba puzza, quindi non ci sta. No, lei c'è l'aria condizionata, io no, quindi se io fossi da lei sarebbe meglio in realtà. Saresti molto fresca in questo momento. Sono direi molto fresca. Ciao Gianni, ciao amici. Bannate dal mio canale, per favore. Yukari, ma stai calma, amici. Stai, ma io non lo sai, so. Sai, quando è condizionatore bannata, poi. Ma scusa, siete nella stessa stanza? No, andiamo avanti. No. Volete parlare online? Devo aprire il gioco, mi inviti? È certo che ti amici. Devo aprire. No, cioè non io, ti devi aprire non tu. Non mi aprire in quel senso. Un luogo dove i ricordi sono catturati in piccoli cubi. Mi spieghi la trama di Rusty Lake? Allora, sono tante trame differenti, perché i Rusty Lake sono tutti differenti. Ok. Fondamentalmente, raga, quale raccontiamo? Quindi non sono connessi? No, ognuno ha la sua storia. E solo la tipologia degli enigmi in realtà è quella, però poi per il resto tutti... Allora, sappi che a me sta facendo scegliere. Dice, siete qui insieme, avete entrambi una scelta tra il passato ed il futuro. Assicuratevi di non fare la stessa scelta. Eli, io sono più Katia anziana. Hai figli? No, credo di no. Io nemmeno. È una domanda che mi hanno fatto. Stanno facendo in tanti su TikTok. Se abbiamo figli, no, non credo che le abbiamo. Allora, no, tecnicamente non dovremmo. Al momento, non credo. Penso di no. Però se qualcuno si vuole fare avanti, sappiate che io non vi dirò che siete miei figli. Perché no. Non è che vi posso crescere, capito. No. Se cercate la sugar mommy, andate da qualcun altro, va bene? Siete sposate? Sì. Lei ha lasciato bellotta per me. Sono sposata esattamente con la persona che ha parlato poc'anzi. Sono sposata soltanto con lei, perché con quell'altro con cui convivo è un Non ci parla nemmeno, quindi... No, è un flirt, mi porta il caffè. Ah, giusto, ok. È un Rusty Lake il gioco. Allora, senti, io passerei, va bene? Siamo tutti i tuoi figli, va bene? Passami, sì. Cioè, passami. Allora, io faccio il passato, tu fai il futuro. Aspetta, ma allora io allora io entro già nel gioco? Sì, entra nel gioco, vai avanti. Perché io ho detto, perché di solito sai cos'è? Almeno di solito con Dara noi ci invitiamo su Steam. E poi allora, a me ci parte il gioco in contemporanea. No, a me non fa invitare. Cioè a me mi ha fatto andare ho fatto nuova partita. Mi ha detto, siete qui insieme, avete entrambi una scelta tra il passato e il futuro. Assicuratevi di non fare la stessa scelta. Filippo però mi dice, allora... ferma Yukari. Sto ferma. Ah, e allora vedi. Ciao Matti. Babba adotterà un bambino? No, non credo. Ma perché mo parliamo di bambini? Ma oh, che ansia! Perché pensavano che siamo sposate? Vabbè, ma sposate va bene. Però scusa, perché dovremmo avere i figli?
i figli. Perché cioè, basta, belli i bambini. Per il sì, no, belli i bambini. Belli i bambini. Vabbè. Posso, sto bene, per il momento sto bene, grazie, ma sto bene. Prima siamo suoi figli, ora ci smolla così. Vabbè, ma siete figli adulti ormai, cioè io non è che, vi, devo pagare, non è che vi devo pagare l'università, cioè non avete già pagato la vostra università da soli, ok? No, aspetta, tu hai scelto il passato? Io scelgo il passato adesso, però. Ti va bene? Sì. Sì. Allora, non cercate di non guardarvi. Hai scelto il passato, l'altra persona ha scelto il futuro. Hai scelto il futuro? No, ancora non ho scelto niente. Puoi sentire la persona nel futuro? Parlami. Olli, ma Katia è al 100%, quanto la devo aumentare? Voi sentite tutto bene, amici? Sia da TikTok che da Twitch, sentite tutto bene, sentite tutti gli audio? Ma Sofì mi ha detto, aspetta, sì. Yuki, che cosa devo fare? Si sente poco. Raga, aspetta, okay, metto più alta su disco. Perfetto. Allora, a me sia dice... TikTok che Twitch mi dicono che stiamo bene. Stiamo bene, grazie mille per le rose. Stiamo allora, bene, amici. Sì. Siamo molto... sente benissimo. Ok. Oh, allora stiamo bene. Oh. Perfetto. Posso anche il gioco mi sta a sfonda. Mm. Io sento la persona nel futuro. Ciao, Zui. Quindi aspetta che sei. Aspetta, allora. Io stavo cercando di capire Sofì che dice. Ciao avvocato, Sofì. Ah, ma tu sei la figa, io sono. No, non sono figa, sono. Sì, tu sei quella del passato e figa, io sono la vecchia bastarda. Può sentire quella del futuro, signora, sì. Scegli tra la farfalla o l'ape. Assicurati che la persona nel futuro scelga la stessa cosa. Eli, vogliamo essere farfalla o ape? Io vorrei essere la farfalla. Però che schifo, la farfalla vola. Cioè, non che l'ape non vola. Vabbè, dai, la farfalla. Ho capito, ma l'ape ti buca e so cazzi. Ma l'ape è bella, c'ha il miele. Nessuna dei due che ha paura. Io ho paura delle farfalle. Vabbè, farfalla, dai, farfalla, ok? Aspetta, sì, aspetta. Ti fidi della persona del passato? No. Ehi, ma io ho detto di sì. Io no. Ma scusami. Allora, aspetta, cosa mettiamo? Farfalla. Che ti devi fidare è farfalla. Farfalla mi fido. Ok, farfalla. Hai scelto la farfalla? Sì. La persona nel passato ha scelto la stessa cosa? Sì. So che puoi iniziare, ma è pronta anche la persona nel futuro? Sei pronta? Sì, quante cose? Sì! Sono sicura che sì, ciò che è passato è passato, ciò che sarà sarà. Sì, creiamo dei ricordi. Non so se a te ti ha fatto fare il passato. Vai, clicca, ok. Clicco per continuare. Sì, vai, ci siamo. Madonna, Eli, io sono in una stanza con un tavolo. Ciao, Ferenc. Mi è arrivata una lettera. No, aspetta. Allora, io sono in una stanza con un computer. Ok. Sì. Sì, con un computer. No, non è Pottermore. È un Rusty Lake che però non mi ricordo mai come si chiama. The Past Within. Si chiama così. Sì. E lo sto giocando con Babbalusi. Siamo entrambe siamo entrambe in live su Twitch. In chat pure, ci siamo a guardare il No, no, io non sto sbirciando niente. No, c'è scritto di non guardare. Ok, quindi. A me è arrivata una lettera, te la leggo? Sì, leggimela. Mia cara figlia Rose, se trovi questa lettera non faccio più parte di questo mondo. Già è morto, ma c'è speranza. Negli ultimi 2 mesi ho lavorato su un dispositivo per stabilire un contatto con una persona affidabile nel futuro. Tieni presente che la stanza in cui ti trovi ora può essere influenzata da questa persona. No, Eli, mi puoi fare le cose, tipo grattarmi. No, non mi sembra, per favore, davanti, cosa devo fare? Per favore, apri prima questa scatola e attendi ulteriori istruzioni. Il tuo amorevole padre, Albert. Quale scatola? Oddio, ho cliccato un fatto, Eli, io non posso fare niente. Allora, c'ho una scatola, cioè c'ho una barretta di cioccolato. Mm-hmm. Con 6 blocchi di cioccolato. 9, non so contare. Ok, perché io c'ho il computer con dei pulsanti, quindi. E forse sono i pulsanti, non lo so. Non credo che sia horror, però, No, non è horror, è un horror con gli enigmi, ma la storia può essere un po' horror. Allora, io ho sta barretta di cioccolato con 9 pulsanti. Tu che cosa hai? Cosa stai vedendo tu? Ho acceso il computer, sta facendo... Ah, ma hai acceso il computer, devi streamare. Allora, dispositivo cubico, sì.
Benvenuto nel dispositivo cubico 018F. Perfetto. Questo dispositivo cubico racchiude un ricordo che contiene la stanza della persona nel passato. A. Premi invio per continuare. Quindi è una cosa che... Ah, ok, che quindi tu. Ti devi connettere con me. Mm-hmm. Probabilmente. Premi invio per continuare. Ok. Stai per stabilire una connessione con la persona nel passato. Attenzione, qualsiasi interazione vai, può alterare la stanza. Cioè... Qualsiasi interazione può alterare la stanza all'interno di questo dispositivo. Ok. Si prega di inserire l'anno del ricordo. 1926. Aspetta. Me l'hanno suggerito però. Allora... Ho capito però. Scusa. Non guardare la chat. E non la leggo. Amici. 90. Non è che devi fare la figa perché ti dicono i numeri. Tu lo so. Volevo allora... fare quella che sapeva. Dai, almeno una risposta. 1, 9, 2, 6. Sarà la password, no? Mm-mm. È l'unica data che c'è. È sottolineato. Era easy. Sì, c'è una lettera scritta nel 1926. Ah, allora... Easy. Allora, ascolta. Sì. Perché questa mi sa che serve a te. Allora, sì. Si prega di comunicare la seguente informazione alla persona nel passato. Sei pronta? Sono pronta. C'hai un cubo davanti? C'ho una barretta di cioccolato. Potrebbe essere qualsiasi cosa, volendo. Potrebbe la barretta di cioccolato. Anche un tastierino. Oppure un tastierino. Un tastierino, sì. Ok. Ti dico io cosa cliccare. Ah. Allora, il primo no. Ok. Nella prima riga. Sì. Poi il secondo e il terzo sì. Ok, vado. Fatto. Poi nella seconda riga, il primo sì, il secondo no e il terzo sì. Ok. Nella terza riga, il primo no. Ok. E il secondo e terzo sì. Si è aperta! Ho preso dei fiammiferi! Che devo fare? Da fuoco? No, aspetta un attimo. No. Non dare fuoco a niente. Ferma. Ah, no. Si prega di confermare. No, io sono di Caserta. Persona... Sì. Ci ha chiesto se siamo palermitane entrambe. Ah, no, no. No, per carità, no. No, per favore, dai. Cioè. Sì, tu l'hai fatto, giusto? Sì. Okay. Sì, ho preso dei... Allora, io adesso sono in una stanza enorme. Sì? In cui ci sono un sacco di cose. Tipo c'è un piatto. C'è un piatto. Mm. Poi c'è uno specchio con... non so se è uno specchio o altro, perché non so se è uno specchio in cui mi sto riflettendo io, oppure... non so se sono io. Chi sono io? Non so chi sono. Aurora, benvenuta. Allora, verifica della famiglia necessaria per continuare. Si prega di attivare il pannello P17 e inserire la sequenza di quadri corretta. Ma perché stai facendo la... Aspetta, forse devo... Eli, ho rubato una candela. Non scippare le candele alle persone. Però mi dicono... Silly mi dice che tu hai fiammiferi. Sì, io ce li ho. Allora... Li vuoi? Clicca sulla freccia o clicca e trascina per cambiare la visuale. Ah, io posso cambiare la visuale. È una stanza intera. Vabbè, sì, certo. Ma è enorme. Vabbè, ho capito. Vabbè, tutti i razzi sappi che hanno praticamente la mappa, okay. Che tu giri con le frecce. Ok. Aurora, grazie mille. Aspetta, arrivo su. Allora, Eli, tu guardati intorno. Io arrivo subito. Sì. Guardati bene. Guarda bene tutto. Perché ho un orologio in cui tu mi dovrai dire un'ora. Ma Aurora! Grazie mille per le 5 sub regalate! Ma grazie mille! E Robin che regala a chi sono io una sub! E ciao amici di TikTok! Scusate, vi leggo tutti, vi sto leggendo tutti quanti, però siamo in live con Babba, stiamo cercando di giocare questo gioco che è un Rusty Lake... E stiamo cercando di andare il più avanti possibile, perché sennò veramente se cominciamo a parlare con tutti quanti è un casino. Però vi sto leggendo tutti. Mua! Grazie mille amici, scusate. Sì, scamugola. Eccomi. Allora, io ho un pulsante. Mi dici cosa c'hai tu nella stanza? Io c'ho sempre il computer, non posso muovermi dal computer io. Non ti puoi muovere dal computer? No. Però tu hai i fiammiferi. Sì. Però nei fiammiferi c'era una cosa che ho trovato, che è un interruttore. Ora c'è scritto che questo interruttore si prega di attivare il pannello P17 e inserire la sequenza di quadri corretta. Ho dei quadri, Eli. Ho dei quadri. Ok. Ho dei quadri.
Ce l'ho. Lightning, grazie mille. Ma siete pazzi? Ma scusa. Allora, hai i quadri? Sì. Cioè, no, io non sono i quadri, sono sta roba con l'interruttore. Però li puoi mettere tu qua, perché allora io c'ho, mo ti spiego che cosa ho in stanza. Ho questa stanza con un orologio che posso cambiare l'orario. Ok? E va bene. Poi ho una cassettiera in cui probabilmente devo mettere delle chiavi, però non lo so perché sono tutti e tre cassetti chiusi. Ah, ok. Poi ho un tavolo con un piatto tipo quello per la zuppa vuoto. Uno specchio in cui non so se mi sto specchiando io oppure un dipinto. E poi abbiamo una bara. Una bara? Sì, ho una bara in cui... È morto qualcuno? È morto un signore con una faccia bruciata. Perfetto, vedi che è un po' horror il gioco, te l'avevo detto. E non so come spiegare le cose, come faccio? Ah, sono io quella nello specchio. Aspetta, mi stanno dicendo che sono io. Allora è giusto che sei tu. Io sono Rosa, la figlia del padre che firmava la lettera. Ok. Grazie amici. Sì. Ah, è Albert il padre. Ok, è un dipinto di mio padre questo. Ok. Allora io mi sa che c'ho i quadri. No, tu c'hai i quadri, mi devi dire a me di questi quadri. Sì. Come sono messi? Cioè cosa vedi? Vedo un uccello. Madonna, che paura. Mi ha fatto pure cra. L'uccello è il primo a sinistra, allora giusto? Il quadro è tondo e c'è un uccello dentro. Ok. Va bene, ok. Il secondo a destra? Com'è incredibile che stia dicendo la verità. È una farfalla. Già arancione e gialla. E il quadro è quadrato. Non ti preoccupare. Poi, no, non ti preoccupare, voglio solamente sapere sì. L'oggetto o l'animale o la persona. Okay. Poi il terzo quadro sotto. È un ciliegio. Albero. Ma perché ti è venuto ciliegio e non albero? Ma è un albero, perché non dici albero? Perché sono specifica. Non è rosa. Perché la fotografia è in bianco e nero. E come fai a sapere che quello G è? Perché ho riconosciuto i petali. E sono i petali. L'ultimo quadro, Katia, per favore. Potrebbe essere anche un gelsomino, chi lo sa. Vabbè, comunque l'ultimo quadro siamo io e papà. Ok, quindi il bambino. Oh, ok, oh, mi si è attivato tutto. Sono botanica. Ah, questo mi sa che serve a te. Ho un codice. Ho preso una zuppa fredda, scusami. Io sto Metti dei fatti cazzi tua. Ma io tocco. Ho toccato, scusa. Posso accendere il forno? Vuoi mangiare? No, ferma. Dici. Non devi cucinare niente. Da cucina. Tu dovresti avere un codice, da mettere un codice. Un codice, veramente? Dove? Sì. Ma codice fatto di lettere? Non mi devi dire, cioè un codice fatto di lettere o di di lettere o di simboli, perché io ho dei codici, però di simboli. Di simboli, simboli. Di simboli. Sì. E allora dillo prima. Ok. Maria Beddamati, Katia. Che ne posso sapere io? Fai il nome del figlio di Elon Musk, vai, dimmi. Allora. Sì. Devi mettere bene questi cosi, giusto? Dal primo all'ultimo. Credo sono quattro, sono due sopra e due sotto. Sono quattro. Perfetto, allora. Il primo di sopra a destra è una linea con un pallino, sembra tipo un cristiano. Ma perché partiamo da destra? Partiamo da sinistra. Ah, scusa, sinistra, ho detto destra, scusa. Ti sto facendo sbagliare. Poi dici che sono io? Poi dici? Mi hai distratto con la crostata. Allora. Sì, ma non ho detto la crostata, ho detto la zuppa. Ho voglia di crostata, Katia, vabbè. Anche io. Allora, era un signore con la testa abbassata, hai detto. È una linea in verticale con un cerchio sul da destra. Quindi è un signore che sta abbassando la testa. Ok. Sì. Va bene. Poi la seconda? Poi una T. Una T, vabbè, una T con una gamba lunghissima però. Ma l'altro gioco abbiamo finito perché c'era abilità manuale. Una T. La T, 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 la T,
lunga. La T che ce l'ha lungo, ce l'avrà lungo, che non lo so. Ma io voglio capirle le cose, cioè, dobbiamo essere specifici con un signore rassegnato no. tipo Bellotto. Non a T, Sara, non lo so, sì una, è giusto, non una, so che è giusto, è lei che non capisce. Una T di telefono, va bene, ce l'ho, poi andiamo avanti. Mo non lo sa. Un pisello. Cos'è un pisello? Allora, è un ciuccio? Un pisello senza la palla destra. Quindi è... vabbè, secondo me Madonna, potrebbe essere anche questo, però. Ciao Maria. Raga, qual è mo il pisello? Perché per me quei due possono essere entrambi pisello. È un pisello storto. Pisello storto. Quindi allora è un allora è la testa di un signore che sta salutando con il braccio. Che sì, sta, anche sta quello. Facendo ciao. Questo. Anche quello. Ok, sì. Perfetto. Ce l'ho. Va bene. Preso la vista dopo. Ma è vero, cioè non è. Oh, ok, poi l'ultimo. Poi un pisello normale. vabbè, giusto me. Allora l'ho aperto! L'ho aperto! Ho preso del carbone, credo. Sì. Che metterò qui dentro e gli darò fuoco. Allora, Eli, io ho acceso una stufa. Allora, accesso della famiglia acquisito. Comunicare con sequenza di simboli fatto. Sì. La stanza all'interno di questo dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Usare 3 cursori per regolare lo scarico fumo gas. Eli, mi sta... sì, per favore, regolami perché io sto prendendo fumo. Oddio, anche sto morendo. Aspetta. Sto prendendo fuoco in casa. E vabbè, può succedere. No, cioè, non farmi morire, ti prego. Ho capito, sono cose della vita, Non è che... No, ti prego, non voglio, dai. Mi devi dire cosa devo premere, no? Allora, lo so. Ci sono 3 manopole. Dammi 6 pulsanti. Hai 6 pulsanti? 6? No, ne ho 3 al massimo. No. Tipo come se dovessi cliccare per accendere la luce. Sono 6 cose per accendere la luce, non ce li hai, no? No, allora, io ho 3 sbarre. Fatte da 5 stecchette ciascuna. Scusa, anche io ce le ho. Allora, poi dicevo... era dietro. Allora, ho visto. Allora, poi dove devo mettere la sbarra? Allora, la prima sbarra, il secondo tacchetto. Ok. Ok. La seconda sbarra è il 4. Vuole depistarti, okay. Vedi che non mi vuole far vivere. La terza sbarra è il primo. Fatto. Allora. Ok. Ok, ora vado a salvarti perché io c'ho dove infilare la batteria. Sì, ti prego, toglimi il fumo. Ok. Allora, devi vuoi un orario? Non sono le 6 e mezza. Sono le 17 e 15 qua c'è scritto. Sono le 17 e 15. Maronna mia, aspetta Eli, ma tu mi devi dire il 5 e un quarto. Sì. Sì, le 17 e 15 cosa sono? Le 20 e 30. E che ne so, io parlo con i numeri normali qua. Parli come Alexa quando gli chiedi di mettere l'orario. Non riesco. C'è scritto comunicare orario. Ok, ho messo. Brava. C'è un profumo di fantasma, credo. Di niente, che profumo di aspetta, sta volando tutto. Però sta entrando è entrato il vento. Noi abbiamo aperto la finestra. Eli! Hai singhiozzo, Katia. No, il vento ha spaccato la foto di papà. Ah, vabbè, ci dispiace tantissimo. No, no, scusa, cara Rose, indossa la maschera, mi ha detto. E che io che devo fare? Quale maschera? The mask, aspetta. Forse devo mettere questa per aprire. Aha, ho aperto un cassetto, credo. Ok. Sei. Ok, c'ho la maschera. Sei. Ma dice che devo sbloccare una lente io. L'ho messa, ho messo la maschera. Adesso vedo tutto che brilla. Brava, è la stessa cosa di quando ti droghi. E tu che ne sai, scusa? Ma ho messo la maschera, ma vedo tutto che brilla e basta. Cioè, non è che devo mettere la zuppa? Ancora questa zuppa, cara, se te la vuoi mangiare, mangiatela. Ma c'ho fame! Forse la devo mettere nel forno. No, non va. Ma mettila dove vuoi, mettila... Cosa devi fare tu? Che non io so. Non lo so. C'ho una diapositiva. Ah, sì? Ho una diapositiva e una chiave. La chiave non so dove mettermela. Aprici qualcosa. Ah, fatto.
Che devo fare? Devo giro. C'ho una lente. Io non posso aprire niente, raga. È tutto chiuso. Io mi sono messa solo la maschera. Tu che cosa vedi? Io vedo una porta con dei simboli. I simboli, ma sono tantissimi. Sì. Vabbè, quanti te ne servono? Tre. No. Allora, Eli, io ho due vetrate, una a sinistra con sei simboli e una a destra con due simboli, in cui se refrescio la schermata si illuminano dei pezzi del vetro. Come glielo spiego? Cioè, complicato pure per me, raga. Che gli devo dire? Le devo dire i simboli bianchi? I simboli bianchi io li vedo. Io qua c'ho un pallino con un trattino verso destra, allora, una freccia all'insù e una T. Allora, io... tu c'hai un occhio per caso? Ti serve l'occhio? Sì. Io ce l'ho l'occhio. E dammi l'occhio. Ah, io ho un occhio. Va bene? No, allora ti spiego. Io ho praticamente una lente, sì, e attorno c'ho tre simboli. Questi simboli li posso spostare. Allora, il primo simbolo deve essere una freccia. Lo metto dove? Ah, il primo proprio, a sinistra, credo, non lo so. Più a sinistra possibile. Tu non hai posizione di questi simboli. Allora, se vuoi delle posizioni, però dobbiamo capire come ce le hai tu le posizioni. Ma tu hai delle posizioni circolari? Sì. Ok, allora partiamo che da mezzogiorno... Va bene? Okay. Che quindi sì, sopra è mezzogiorno, sotto sono le sei. Ok. Ok. Alle 8. L'orologio, te lo conosco, minchia, non mi spiegare l'orologio. Sotto sono le 6, grazie. Vabbè, uno spiega il tempo. Sì, la freccia... La freccia va alle ore 8. E uno deve spiegarle. Aspetta, le cose. Aspetta. Edda. Le 8 del mattino, le 8 o le 20? Le 8 di sera, siamo qua. Qua, le 8, vai, le 8. Ci sono. Poi c'è un signore solo di testa, cioè quindi un signore, sì, con la testa, sì, e senza braccia, che è alle 5. Alle 5. Ok. E poi c'è la croce subito dopo, alle 4. Alle 4. Non cambia mattina o sera. Lo sono, so, dentro! Vedo una porta. Che era easy. Vedo una porta. Apri, che so io. Ma che apri, che non mi fido? No, so io, sto qua. So io, apritemi. Qualcuno mi apre. Ma non ti apro proprio, che... Ma so qua, so bussare. Ah, ma io vedi posso... quello che vede lei. Eli, ma io posso illuminarle le vetrate. Lo so, perché io... Sento i preti che mi cantano quando le illumino. Katia, chiama il Signore e fatti benedire. Che ti devo dire, figlia mia? Quella vede gli angeli, il Signore, la luce. Segui la luce, Katia. Sto avendo le allucinazioni. Segui la luce. Ok, allora, ci sono dei simboli a me. Mi puoi dire quali devo illuminare? La barchetta? La barchetta non ce l'ho. La farfalla? È una barchetta palese. Se togli la parte di sotto è una barchetta. Sì, quella che facevi a cena fuori con Bellotta. Va bene, però se la metti è una farfalla. Va bene, potrebbe anche essere una farfalla, Gadi, e dipende. Cioè... Vabbè, sono punti di vista. Tipo il gioco dei simboli. Ci sta, va bene. Poi... La farfalla... E due sono? Sì. Mi sono cambiati i simboli sull'occhio. Mm. Siamo... Ma l'albero è un pioppo? Questa è una bella domanda. Sarà un salice piangente, che non c'è ora. Può essere, raga. Non lo so. A me sembra un albero di quelli... È giusto essere... Che trovi al cimitero. È vero, sembra un albero da cimitero, sì. Minchia, sembra un po' un albero da cimitero. Comunque, allora, vuoi che ti dica altri simboli? No. Non me ne fotto più. Ma scusami. Non credo. Ma allora che stiamo a fare qui? Non era botanica. No. Penso solo di alberi diversi. Utilizzare tre interruttori della lente per sbicciare all'interno della stanza. Ok, questo l'abbiamo fatto. Quindi a me... ora tu devi fare qualcosa. Ti devo dare altri simboli. Non li voglio. Rimettili per sfizio. Vai, dammeli. Allora, alle 2 metti il signore con la testa.
credo. Alle 2. Ok. Oh, sì, è tornato a sperare 10 mesi. Alle 6 la freccia giù. Salve dottoressa, sono 11 mesi insieme minore, 3 minore, 3 Yucalia, Yucali Dance. Quindi dovrebbe essere a posto mo la candela, perché io l'ho messa nel candelabro. Allora, la freccia giù alle 6. Sì. Poi questo è 7, la croce. 6, 7, 8, questo è l'8. Cadi, l'orologio, la base. E non le so contare le ore, vabbè, è una croce. Ho messo 8 io, vai tranquillo. È una croce. Ho messo 8 è andata. Bene, e mo mi sai dire altri simboli? Sì, allora, la barchetta. Ancora questa barchetta. Vabbò, dai, la barchetta. Raga, palesemente una barchetta. Sì, se la vedi da lontano e ti immagini che sotto ci sia il mare. Però va bene. Sì, sì. Poi la piramide di Tutankhamon. Oh, maronna. Allora, non è l'albero. No. Non è questa. La montagna dell'Everest. È una montagna? Sì. Ma non riconosci la montagna? Ma guarda, allora sotto ci sono le piramidine. Ho detto, questa sarà quella grande. Quella grossa. Quali piramide hai frequentato? Scusa. Ma io ho studiato l'antico Egitto. L'antichità. Era antico. Era antico quando l'ho Ma sì, ma non mi ha fatto. Era antico. Ma no, era ancora antico. Aspetta, poi. Okay, non la maschera di ferro. La maschera di ferro. Quella del film, la maschera di ferro. Ma lo scudo? O il portone? Per me è un portone. È lo scudo. Un portone. Francesca, grazie mille per la conversione. Raga, secondo me... Allora... È uno scudo. Incomprensione. Ma maschera. Ma che ne so? Ma scusa, io la vedo in bianco e nero, la maschera. In bianco e nero la vedo. Ah, la vedi in bianco e nero come la vedo io quando mi tengo la maschera. È un elmo. Esatto. Potrebbe anche essere un elmo, effettivamente. Quindi c'ha più ragione lei che dice che è una maschera. Va buia. Puppa. Vai. Un coltello. Oh, quello è coltello. Ah, ok, mi sono cambiati di nuovi simboli. Sì. Ci sono. Sì. Una vita diversa. Ma ci sono. Ciao, allora. Ciao, pupirra. Alle 11. Io vedo quello che vedo. Anche io vedo quello che vedo. Sì, ma tu li vedi distorti. È, non che, io li vedo, è che io li vedo colorati. Per questo tu vedi la barca, perché tu li vedi in bianco e nero. Sì, io vedo perché la barca. Vedi, se li vedi in bianco e nero, comunque non vedo una barca. Però. Vaffanculo. Però può essere. Lo screen. Che... No, no, ho visto che comunque è più o meno così. Allora, alle 11. Sì. La freccia su. Grazie per le rose. La freccia. Che freccia su, alle 11. Sulle 11. Sulle 11. Prima delle 12. Grazie. È quello prima. Poi, alle 3. La croce. Fatto. Qua. Boh, queste 3, 4, 5, 6, 7. Alle 7 il Signore. Comunque non pare sai contare un orologio, cioè ma non le so le ore. Ma che vuoi? Ciao, barchetta. Barchetta ancora, ma basta sta barca. Ma allora è solo quella mi spunta. Ok, la barca ci sta. Finché la barca va, lasciamola andare. Sì. Poi il cubo di Rubik. È un cubo. No. Vabbè, però allora io quando faccio il gioco, quello delle immagini, io sono più fantasiosa. Quello dove ci sono le immagini nere, tu devi capire le macchie. Le macchie di Rosario. Sì. E non è un gioco. Ma Rosario chi? Rosario quello che fa le macchie. Quello che fa le macchie. Il caffè, sì. Vabbè, dai. Cioè, insomma... Un parto sto gioco. Sì, no, sta diventando veramente una sfida tra la divana. Sono facili i Rusty Lake, però va. Però ci stiamo riuscendo. Vai. Un coltello. Un coltello. Ok, mi sono cambiati di nuovi simboli. Ma come babba non vorrà mai più giocare con Katia? Guardate che io sto portando avanti una baracca qui. Mica. Scusa. Mica cazzi. Diciamocelo. Allora, io c'ho l'orologio di nuovo. Sei pronta? Grazie Cal Millello per il Prime. Vai, ma quanto sessuante questa cosa. Grazie mille, Cal Millello. Allora non so leggere il cazzo di nome. Come è scritto? Ho capito, ma sappi leggere bene le sub. Aspetta, posso fare anche io?
Ecco, c'è un anonimo che regala a due streamer per caso. Anche a me l'ha regalato. Grazie mille, anonimo. Di meno che mi bannano da TikTok. Ma che cazzo te devono bannare? Al massimo bannano te perché io vendo oggetti. Quello potrebbe succedere. No, ti prego, non vende oggetti. Babba, ma solide realtà. Non nel tuo canale. Dracula vi vuole bene. Dracula, stiamo arrivando a questi altri. Ma scusa. Allora, comunque io ho tre simboli, se vuoi. Cioè, dai, ti prego, devo capire a che serve questa zuppa. Vai. Alle 11. A niente. Che ne possiamo sapere? Magari... La freccia. Allora, alle 11 abbiamo il signore con la testa. Ah, signore pelato. Sì. Sì, ce la facciamo per le 20, raga. Ma manca un sacco. Lei ha visto su YouTube che si finisce in un'oretta e nemmeno. Sì, non è vero, non ho visto niente. Io non conosco nessuno, non so di che sta parlando la signorina. Lei ha detto, Eli, lo finiamo subito. Dai, non è vero, ma Kiko, non è vero, non sono stata io. Robin, intanto. È vero. Ma soprattutto sapevano leggere gli orari. Robin che invece mi regala la Samba zuppa. Grazie mille. A me adesso è una zuppa. Lo finiamo su. Ma sì. Allora, l'omino l'hai messo alle 11? Sei. Bene. All'una alle frecce. All'una alle frecce. La freccia, una. Le corna, sì. La quella. La, sì. Poi, alle 6 la croce. Fatto. Oh, sei tu? Non, sì. C'hai una maschera, i capelli rossi e un vestito. Sono forse io. Mi si è aperta una porta, ma sei tu che mi guardi. Sei brutta, figlia mia. Chi è lei? Ma sei tu? Tua sorella. Sì. Chi è lei? Chi sei tu? Ma sei tu? Ma che ne so? Ma che ne sono io tu? Che ne so io per tua morte? Io ho visto un signore. E allora sono io, sono tuo padre. Sì, no, ma ho visto ho visto solo un occhio. Eli, ma sei un occhio blu e basta. Ma smetti di spiare. Ma stai spiando? No, sì, sì, sto guardando in un buco. Prova a spiare di nuovo. No, sto già spiando. Ah, e allora no, e allora no, me fa vedere soltanto una volta. Perché certe volte mi fa vedere l'occhio, certe volte poi sparisce. Intanto anonimo regala anche a pan bagnato una sabba. Quindi abbiamo zuppa e pan bagnato. Oggi proprio festa grande alla corte di Fra. Ho preso una candela! Ce l'ho? Eli, ce l'ho. Ho la risposta a tutte le nostre domande. Katia. Ti. Vuoi sapere quello che abbiamo sentito noi su Twitch? Che ho detto? Tu che fai così? Abbiamo preso una Scusate, non volevo. Mi si è fliccherato il microfono, sì. Tipo, ci ha abbandonato. Che cosa hai trovato? Ho trovato una candela. Ho trovato una candela. Smetti di urlare che il tuo microfono ti tappa. Lo so, il mio microfono mi va contro, è un casino. Ciao, allora, mo c'ho la chiave, c'ho una chiave. Posso vado ad aprire un altro cassetto, suppongo. Quindi aprirò questo. No, questo lo chiudo. Questo lo apro, questo no, questo qua. Ok. Ho trovato un libro dell'orecchio. Aspetta, qua dice contatto visivo con la persona del passato. Azionare 6 interruttori. Inserire floppy disk. Quindi prima tu hai 6 interruttori? Oh, c'è un topo. C'è un sorcio. 6 interruttori. Allora, non li hai tu? Non, aspetta, no. forse devo controllare. Perché a me si è aperta un'altra stanza. E c'ho ho 3 fogli con 6 patacche con delle frecce. Ok, quelle mi servono. Te le devo dire io? Sì. Allora, primo patacca giù. Giù. Sì. Secondo giù. Giù. Terzo su. Su. Poi ancora su. Su. Poi giù. Vai. Giù. Poi su. Floppy disk. Preso. Ok, ho preso floppy. Adesso mi devi dire qualcosa sulle orecchie. Minchia, non vedevo. No, ancora no. E uffa, e dai, dimmi non vedevo un floppy orecchie. Dagli anni 80. Allora, infilamelo. Infila. Per caso mi devi dire qualcosa sul sangue? Aspetta che sta caricando, c'è il computer qua ho capito, ma Windows se c'è il computer XP. Vecchio, vai, rifattelo. C'è una bara. È morto, chi è? Albert Vander. È papà. Vanderboom. Aprilo, è papà. È papà, aprilo. Io non apro niente, aspetta.
Allora, ti dico, vuoi le lettere? Vuoi delle lettere? No, però aspetta, come no? Secondo me le vuoi. Io te lo dico, secondo allora, me le vuoi. Allora, qua c'ho anche un pupazzetto. Non è che ti serve un pupazzetto? Perché allora, cazzo, perché altrimenti no. Io c'ho una cosa cubica. Forse qui ci devo mettere il libro. No. No, c'ho una scatolina. C'ho un armadietto che non si apre. E... grazie Anonymous per la sabbia ad Albert e Vanderboom, che adesso potrà venire e diventare un comp. La ringrazio. Le lettere sulla bara. Allora, visto che c'era qualcosa. Ok. Aspetta, Smicilla, perché alcuni mi dicono invece di usare il libro dell'orecchio. Però no, aspetta adesso qua. Ascoltare gli amici. No, gli sì. amici non no, lo sanno. Non lo sanno, quindi non lo sapete. Dai, metto il libro. Non lo metto il libro. Posa gli amici. Allora, ho le lettere. Le lettere. Allora, ti dico che lettere mettere. Sì. La A. Va bene. La R. Va bene. La T. Sì. La N. Datemi una N. Datemi una B. B. Non B. B, B, B di Bari. B. Oh, perfetto. M di... si è aperta la barra di papà. Perfetto. Ma è chi morto davvero? È papà. È morto. Ok, ci sta. Mannaggia. Mm-hmm. Ma io non è che posso stare così con... Oddio, posso toccare aspetta. I baffi di papà. Devo farti una domanda. Dimmi. Si prega di rispondere alla domanda di convalida dopo l'apertura della bara. Papà è morto. Aspetta! Sì. Non è quella la domanda. Allora, ah, no. Okay. Cos'è più vicino al cuore di Albert van der Boom? La figlia. No. Ah. Ah, la figlia, credo. RV. No, la figlia sono quattro lettere. Me servono. Quattro lettere. Quattro lettere. No, figlia sono cinque. Me servono quattro. Quattro. RVDB. Perché forse è il mio nome. Figlia, sei lettere. 3-3 sono sei. Ah, scusate, no, io ho RVDB, che credo che la sia figa. Il mio nome. Ah, no! No! La figa era quattro lettere. No! Quattro lettere, vabbè. La figa. La figlia, ho detto. No, la figlia. Sei lettere, non ci entri. Come sei lettere? No, tu, figlia, sono sei lettere. Me ne serve una da quattro. Ma io ti ho detto che non era figlia. Senti. Io provo figa. No, ne devi mettere le lettere della figlia. Che fatica. Come si mette? Posso ringraziare intanto il donatore che ha dato ad Albert van der Boom una sub. Grazie. Madonna, per me stanno facendo le stesse sub. Albert è diventato ricco. Allora, RVDB. Allora, aspetta, devo trovare la R. Allora, R. Vinsero battaglie. V di Verona. D di Domodossola. Aspetta, D di B qua. Di Babbalusi. B, aspetta, B e... Ah, R, V di B. Confermo. Sì. Allora, la R di Rosario, la V di Veronica, la D di Dario, la B di Barbara. Allora. Papà è morto, lo posso chiudere? Ti prego, mi fa ansia. No, mi serve che lo tieni così un attimo. Ma mi fa ansia. Vorrei sapere, Tolo... C'è scritto che la persona nel passato può toccare il capezzolo sinistro di papà. Ti prego, non mi far toccare papà, che ansia. No, ti c'è prego. Scritto così, Katia. Spoglia quell'uomo. Spoglialo. Non lo posso spogliare, papà. L'ho spogliato già. Gli ho tolto la mia fotografia. Robin, grazie mille per la saballizzi. Ma dai, non posso più toccarlo. Posso toccargli la faccia, però. Che so ste zozzerie. Prendi la faccia. Ma c'ha un naso. Ragazzi, il capezzolo mi sembra una cosa banale comunque. Non mi sembra una zozzeria. Ho capito, ma è morto. Vabbè, ci giochi un po' di prima di lasciarlo andare. Ma che schifo. Mi bannano, no, allora, c'è scritto c'è scritto che la chiave della... Allora la persona del passato posiziona la chiave dell'altare. Ma è un gioco, mica la vita vera. Ho capito, Sibyl, ma che schifo comunque. Ce l'hai la chiave? La chiave? No, però ho un armadietto adesso. Posso aprirlo? Grazie, Luchino. Bentrato per i quattro. Allora. Non è che per caso ti serve... Hai un dente? Allora, hai un osso?
della carne? Ho un dente. Per me potrebbe essere comunque giusto. Ok. Selezionare istruzioni. Tu hai un dente. Mm. Che qua dice? Ok, tu non hai né carne né sangue. Ho carne e sangue, ho tutto, ho qualsiasi cosa. Però per ognuno c'ho una roba diversa. Per il dente ho una manopola. Ciao Ale! La persona nel passato posiziona la chiave dell'altare e ottiene tre sostanze. Mi mancava stare in live. Osso, carne e sangue. Selezionare istruzioni. Sì. Ma dente, carne, sangue io qua vedo. Dente, carne, sangue. Carne sarebbe forse l'orecchio. Credo. Sì, sì, è un orecchio, sì. Io abbasso la leva. E abbassala. Grazie a lei intanto per i 9 mesi. Vado! Ho preso un elastico, Eli. Cosa? Aia. Apri bocca. Eli, gli devo aprire la bocca. No, io non clicco niente. Evi, te l'ho detto che dovevi toccare il capezzolo prima o poi. Ma perché? Maronna, Eli, gli devo levare i denti. Staccagli i denti. Tutti, no, uno dai, per che uno. Schifo. Prendigli, sì. C'ha il dente d'oro, Katia, rubaglielo. Ma non ce l'ha, non è vero. Buonasera, chiocciola Yukali e Babbaluci. Ciao, chat Yukalia, Yukali, ciao. Ok, li ho premuti. Lì, ho premuto i denti, però non succede niente. Ah. Ci sono, sento i topi. Scusami. Devo essere io a sbloccarti. Allora. Scusa. Sblocco del portello dentale. Ciao, sempre. Vai, aprimi il portello dei denti. Andare al portello, comunicare sequenza dei denti con la persona nel passato. Che inquietudine. Andare nel portello. Abbina i denti a incastro. Che vuol dire? Oh, ok. Allora, tu quanti denti... Allora, ferma. Ascoltami. Tu hai dei denti. Sì, sì, sì. Tu mi devi dare la combinazione che deriva da questi denti. Ti posso dire quelli che cigolano? Sì. Allora, sopra... il secondo. Ok. Va bene. Sotto il penultimo. No, mi è resettato. E a me, allora, cigola solo quello di sopra in realtà. Non hai imparato nulla da Mortuary Assist. Ma capì? Scusami, a me dopo che mi cigola, dopo che clicco il dente che cigola a te, mi si illumina il dente. A destra, il quarto dente. Quarto sopra. Mi si illumina in automatico. Bravissima, bravissima. Ferma. Adesso quelli di sotto è il terzo. Scusa. Terzo. Ok, vai. Che si è illuminato a te? Quello il quarto di sopra. No, ce l'hai già tirato quello. Beh, il 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sesto dente di sotto. Sotto 3, 4, 5, 6. Benissimo. Allora, sopra è il quarto partendo da destra. Credo. Ok, il secondo partendo da destra. Sì, gelateria, più o meno sì. Devi dirgli quello di sotto. Aspetta, che allora. No, che hai detto? Chi è? Chi è? Che pronto? Il secondo di destra. Il secondo di destra, ma sopra. Il secondo. Allora, sopra. Sì, sopra. Il secondo partendo da destra. C'ho l'apparecchio, non riesco a parlare. Però, tipo, la vecchia. Oh, abbiamo tutta la scigolazione. Che schifo. Che sto scippando i denti comunque. Vai. Allora, giù. Ehi. Gli diamo la dentiera. Gli do la mia. Tiè, allora, il quinto. È quello che cigola giù. Ciao Marci, grazie mille. Aspetta, il quinto giù. Il quinto da sinistra. 4 e 5. Ok. Allora, il mio è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il 6 da sinistra. Se no, sopra o sotto? Sopra. Allora, il 6 da sinistra, 3, 4, 5, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo. Ho preso il dente, che schifo, papà, maronna mia, papà, chiudi la bocca, ti prego. No, no, si può chiudere la bocca a papà? Non lo so. Fategli smettere il cigolo. Ti si sono tolti i denti? Sì, gli sono tolti i denti, però adesso cigola per sempre, vabbè, non lo guarderò mai più. Vabbè, papà, doveva andare così, Katia, che te devo dire? Ah, si chiama Past, come si chiamava questo gioco? The Past?
The past of within. The within of the past. Comunque è un passato prossimo. Sì, futuro. Sì. Allora, io ho messo il dente qui sopra e mi ha vibrato. Sì. Ma adesso io ho la il sangue. Allora, possiamo fare il sangue. Devo tornare indietro. Pasta al sugo, sì. La persona nel passato ha tenuto l'osso? Sì. Sì. Confermo. Poi, allora, la persona. Carne. Allora. Carne. Aspetta, che mi si sta sbloccando il portello. Sì. Sportello sbloccato. Ma che stai a parlare in italiano, cazzo? Ma che cazzo stai a dire? Non lo so. Io non so dire una frase. Allora. È l'apparecchio, posso giustificare questa cosa? Lo sportello. Lo sportello. Allora, io ho delle lettere, se le vuoi. Delle tette, avevo capito. Sì. Se vuoi anche qui, però. Beh. Allora, io ho una foto di te e papà. Tienitela. Che devo fare? Grazie a cazzo, Caglia, va a te. E devo fare le... Babalusi, scusa, stavo dico il tuo nome a caso. E tu Robby regala anche a sbocchetto. Grazie la sub. Allora io non sono l'unica che pensa. Ma tu stai facendo l'orecchio. La carne, l'orecchio, abbiamo detto che l'orecchio è la carne. No, io avevo fatto il sangue. Ma perché vai dopo che io ce l'ho in... Perché io ce l'ho prima. Non è vero che c'è, tu puoi scegliere. Vabbè, allora facciamo... No, vabbè, da, allora, c'è il libro dell'orecchio e il diario di papà. Endasil, ma scusa, ma Endasil ci sfotta che dice che non ci deve essere indicazione strada. Anche a me mi ha sfottuto. Ma scusa. Per cortesia, voi tutti, non chiedete a Babba e Lucali le indicazioni stradali. Lo sappiamo. Punto, non potete sapere dove andrete a finire. Vi ho avvisati. Comunque sono sempre io l'anonimo. Sei sempre tu l'anonimo. È lui, cesso. Ma è sempre stato lui. Adesso ho letto, sei un cesso. Guarda che so dove stai di casa. A ciao, pedali. Hermes. Allora, il diario di Albert von Brumbrum. Una volta da bambino ho catturato una farfalla. Era mia, ma mia sorella l'ha rubata. Se lo trova, direi. Ci sono quattro... C'è il simbolo di Windows. Sì, lo vedo anch'io. Ok, le quattro finestrali. Però ci devo fare un disegno. Cancella, Eli. Allora posso disegnare una come posso disegnare una delle quattro finestre di Windows. Allora ti dico io quella che devi disegnare, però. Sì, vai, dimmi. Quella in alto a destra. Aspetta che non so, si è acceso il condizionatore. Stai aprendo la finestra, vero? No, Katia, non è quella di Windows, non devi aprire Windows. Vabbè. È chiusa. Allora, questa è chiusa. Cosa devo colorare? Aspetta. Tu colorami in alto a destra. La prima o la seconda? La prima. Ho detto in alto a destra. Vabbè, sì, la seconda, sì. Ok. Sei sicura? Vabbè, non è fatta per giocare in Rusty Rag, Katia. Cioè, allora, è che stavo guardando il condizionatore. E lo so, Lux. Però mi dice i quattro quadri che hai sulla parete. Vabbè, comunque, andiamo avanti. E quattro quadri di casa, perché a me sembrano dei quadrati. Ida mi ha lasciato e spezzato il cuore. E ci sono ancora, ma come finalmente? Le finestre. Sì. Ah, in alto a destra c'è una farfalla. Ho capito. Ok. E quindi lo devo fare io. E mo come faccio a capire chi l'ha lasciato, l'uccello? No, ma lo devi dire tu chi l'ha lasciato. Cioè, quale cosa devo selezionare? Dovete accoppiare la storia con le immagini che vede Babba. Ok. E quindi tu che stai vedendo? Io sto vedendo papà con un bambino in braccio. E non sono io. Grazie, perché Nico, per i due mesi. Perché questa è Ida. Quindi no. No. Sì. Dille cosa colorare, dicono. È un Rusty Lake questo. Si chiama The Past Within. A sto giro me lo sono ricordato. Che siamo qua, voi. Il corvo è simbolo di morte. Devi dire cosa è scritto. Babba trova...
Ok, Babba trova la foto e tu colori la casella. Trova la foto della Dida. Ida. No, aspetta, c'è qualcosa. Io devo trovare la foto di Ida. Ida. È tipo una che legge il futuro. E magari faceva la cartomante. Non sì, ci manca solo la palla davanti, è uguale a lei. Vabbè, c'ha allora la stessa fascia in testa. Devo colorare? No. Dicono no. Aspetta. Sì, come no? Che no. Perché le dite no, Katia? Allora, io no. Ragazzi, allora, vai fermi. Sì o perché no? Perché le dite le cose... Colora quello che dice Babba. Ma non mi ha detto! Ma perché? Ma... l'insulto tutto. Allora, tu devi colorare il quadrato in alto a destra. Sempre quello. Di nuovo? Sì. Va bene. Ok, andiamo avanti. La nascita di mia figlia Rose è stato il più grande successo della mia vita. Minchia. Ed era quel... Ah, non è Ida che le sta spezzando il cuore. Ah, è Ida, virgola, allora. Mi ha lasciato e spezzato il cuore. Hai ragione. Allora, la figlia. Sì. Sì, sì, lo so che lei deve ha una storia, lo so, Rai. Allora, ascoltami, io c'ho il tizio con la figlia in braccio. Potrei essere io. Ok, ti dico cosa devi colorare. Sì. E il quadrato in basso a sinistra. Ok. Poi, tu vai avanti. Ho lavorato sul dispositivo cubico per stabilire una connessione con il futuro. Ok. Quindi essere uno scienziato. Allora, io penso che lui... Sì, però perché questa cosa? Cioè, perché creare questa cosa per... Forse per riconnettersi a Ida. Forse stare con la figlia. Perché lui aveva... Per la figlia, scusa. Era un cubista, sì, ballava in discoteca. Però ancora il nome della figlia non lo sappiamo. È Rose, sono io. Ah, Rose, ok, Rose. Ciao, ok, scusate, Rose è la figlia, ok. Quindi sempre Rose. Jess, dobbiamo... lei che c'è sempre Rose, ok. Non lo so, perché io non li ho giocati gli altri. Dobbiamo praticamente cercare di risolvere tutti questi enigmi che stanno... Era una cubista, ma è vero. Non era una cubista, lui che sta creando il cubo. Non era una cubista, lei. No, lei non ci interessava il cubo, è suo padre che è un po'... È cubista, faceva. Della... Vabbè, sì, comunque, suo padre faceva il cubo. Il cubo che dove lo devo mettere? In basso a destra. In basso a destra. Va bene. Non è successo un cazzo. Ah, ok. So che quando perderò una partita a scacchi la mia prima vita finirà. Aspetta. Ma che scrive? Allora, il quadrato in alto a sinistra. Sinistra. Ok. La mia anima oscura, Dark Souls, all'improvviso, vivrà nel futuro in attesa della resurrezione. Eccolo qua, c'è un'ombra oscura con due occhietti bianchi. Allora, ma è veramente Dark Souls? Sì. Bene. Allora, quadrato in alto a sinistra, a destra. Destra, ok. Destra. È finito il libro. Perfetto. Non è cambiato un cazzo. Allora, Eli, secondo me abbiamo sbagliato qualche pagina. In che senso non è cambiato? Non è cambiato niente, non è cambiato nulla. Aspetta, allora abbiamo sbagliato Ripartiamo da zero. Quella della farfalla. Ah, la farfalla è sbagliata. E qual era? Il quadrato in basso a destra. Ok. Yes! Perché ho sbagliato? Perché era davanti, sì. Ho preso un bisturi. Ci taglio il pupazzo. Non è vero. Taglia il... No, mica devo tagliare mio padre. Taglia tuo padre. Ma che ne so, fai... Madonna, Katia, ti ho detto che sono nostro padre. Alla fine dobbiamo campare. Madonna, gli devo tagliare l'orecchio, Eli. Lo sapevo, taglialo. Allora, i Rusty Lake sono belli perché in realtà è la storia che è un po' horror. Cioè, quello che fai horror, la maggior parte delle volte uccidi la gente. No, ti prego, devo tagliare. Sì, taglia. È fatto di carta. Lo so. Che schifo. Ma tagli, deve tagliare. No, è tagliato, fidati che è tagliato. Fammi mettere sto faccimma di orecchio. Dì, sto orecchio. Ok, fatto? Sì, ho vomitato, però ho fatto, vai. Ma allora, non c'è nemmeno vai. Il sangue, c'era solo l'orecchio. Okay, ma perché il sangue viene adesso? Adesso ci facciamo la trasfusione. Che schifo, madonna, sì, vai. Ho i brividi proprio... Uff. Vai. Il brivido della pipì. Vai. Anche. Allora, andare al portello, comunicare le informazioni stampate con la persona del passato. Se è morto non sanguina. È vero. Non è vero.
Dipende quanto è morto. Quanto è morto. Se è morto tanto, se è morto poco. Dipende dalla qualità della morte, perché... Nel senso, sì. Ma deve sentirlo il sapore della morte, perché sennò se è morto poco vuol dire che non è ancora buono da non è, esatto, non è ancora è morto il giusto, allora. Sì. Va bene, il sangue, allora il sangue, sì, io ho delle lettere e dei numeri e ce li ho anche io. Devo dire, chi le dice a chi? Io te le dico a te perché non posso fare niente, le posso solo dire. Allora, ok, che io clicco. Sì. Allora, 3. 3. Poi il nuovo social che non è Twitter. X. Bravi, vabbè, ma questa è aggiornata. Che nemmeno lo usiamo, capito? Nemmeno appunto. Io manco sul telefono. Cioè, oh, lo sappiamo. Novità proprio. Z di Zeta, Zorro. Sì. Y di Yucali. Sì. È morto quanto basta. E poi 21, che sono i tuoi anni. 21. Magari Katia fossero bene. Tu dici. Oh, c'è un messaggio dietro l'albero. Ma lo dici a me? Quale albero? Ma che cazzo? Sì. E non ce l'è un albero. C'è un albero. Sei sicura? Controlla bene l'albero. Ho un albero, raga. Non ce l'ho l'albero. Maruca! Sei sicura che non c'hai sarà un ciliegio, Katia! Ma non c'è più! Ah, dietro l'albero, è vero, c'è un messaggio, Eli. Bastava dire ciliegio. Era dietro il ciliegio. Brava! Hai visto che sei stata specifica, io me lo ricordo. Perché mi ha detto il ciliegio. Sì, Kira, stiamo streamando insieme a 3 ore che i miei moderatori ti taggano il canale. Minchia santa, devi cliccare sul... Ma non spiego! 3 ore! Devi cliccare sul link! Sono tranquilla comunque, sono molto tranquilla, Katia. Dai, però è un gioco rilassante. Minchia, certe volte io non lo so. Grazie Nino per gli 11 mesi. Ma andiamo avanti. Ciao Maruca, grazie per i 3. Ho l'albero. Però ha confermato io meno neuroni di voi. Perfetto. Quindi lo è cosciente, capito? È cosciente. Ma queste autoffese, no, dai. Ma attento, io non c'entro niente. Ti prego. Vuoi altri numeri e lettere? Dam, se me li vuoi dare, dam. Ok, X. I. 2. 2. Y. Y. 1. 1. 3. 3. Sono 2. Quella che ripete i numeri, vai. O è 2 o è Z, scegli tu. No, è Z. Allora, c'è un messaggio nel tuo riflesso. No, allora, devi finire di fare questi intrighi a ora, corte. Se te guardi allo specchio, se te guarda spaventi, ma guarda solamente il messaggio. C'è un sangue! Sì. C'è il sangue. Credo. E poi mi è uscita un'altra cosa nuova. Cos'è? Allora, sì. Y. Cioè, X. Katia, che cazzo di versi fai? Non sai i numeri. Cos'è? Un numero, una lettera? Sto cercando di capire. Sta 3 ore per dire. X. X era difficile da dire. Era un numero, Non lo faccio apposta. Sto guardando le chat. Scusa. 3. Ma di quanti canali contemporanei? 3. Anche la tua. 1. Questo è Z, credo. Non è 2, ma è Z, perché dopo il 2 è 2. Si confonde molto. Minchia, con comunque la X. Ha collegato i neuroni, Katia. Io ho fatto tutto. Guarda che perfetto. Ah, ascoltami. Si chiama The Past Within il gioco. Scusa, dici. Allora. Madonna, è veramente. Allora, dopo il 2 è il 2, esatto. Allora, sì. Tu hai una stanza quadrata. Sì, sono in una scatola. In una scatola. In questa scatola tu hai una parte dove c'è un tavolino e una sedia, giusto? Sì. Tavolino rotondo. Sì. Allora, tu mi vai nel tavolino rotondo e nella sedia e mi clicchi sul mobile a destra della sedia. È vuoto. È una scatola vuota. Sei sicura? È una
una scatola azzurra vuota, credo. La lingua. Ah, qua! Ah, no, aspetta, posso rollarlo via. Ah, vabbè, ma era una finta. Al triangolo, non avevo visto la linguetta. C'era una linguetta, Sì. Uno sì. Quella. Ah, cioè, sono altri sim. Ma quanti simboli ti devo dare? Me li devi dare. Ok. Dammeli. Una scatola vuota. No. Z. X. Z. Y. 6. 3. Non 6, Y. 3. Che cazzo vuol dire? Non sei Y! Perché tu hai detto sei, io ho detto non è. Non ho detto sei. Non è sei, è un sì che non ci ha creduto. Ma se non dici e non... Ma perché lei ha detto sei? Uè. Allora, mo da cavo perché ho perso il conto. X! Sì. Z, Y. Ci sono, poi 3. Poi 3. 1, 2. 1, 2. Ok, mi si sta allungando il fogliettino. Allora. Ho la voce metallica. Questo era quello che voleva fare Katia all'inizio del video. La zuppa! Facciamo la zuppa, ti prego! Mangiati sta cazzo di zuppa e ci troverai dentro un regalo. E come me la mangio la zuppa? Non c'è. Aspetta, forse Katia, chi mano? Ta sbatti in faccia. Che ne so. Allora, ho un cucchiaio e dice che c'ho la zuppa fredda. Ormai si è raffreddato. Ma perché è colpa mia? Io non è. Oh, io sto cercando. Allora, c'è qualcosa con cui posso scaldarla? Perché non me la fa mettere sul fornello. La pentola, ora vai in cucina. Ah, eccola qua. Sto cucinando. Katia, cioè, non hai mai cucinato in vita tua? C'hai una cucina che adesso... ti è costata un sacco di soldi. Allora, a casa. Prima di tutto, io qui ho soltanto una cosa di... Vabbè, la zuppa ce l'ho, è una zuppa di brufoli, però. È una stufa. Raga, ma è normale, va avanti di piatti pronti. È normale. Ma quando così. Solo insalatine fit. Luigi Peperot, grazie mille. Oh, la zuppa di brufoli, la devo mangiare? Cosa mangio? Sì, infilatela dove... Dove ma... cosa vuoi fare con la... Bella! Ho un brillante. Che però non è... Qual è la gemma verde? La gemma verde, cos'è? Smeraldo. Sono pure i brillanti. Ok, sei. Ho un cotonfioc con una bottiglia. Te lo metti nel culo. Nell'orecchio. E allora con queste oscenità. E dove me lo devo mettere? No, serio, dove lo devo mettere? Già rispo. Se è un cotonfioc te lo metti nell'orecchio, Katia. Dove te lo vuoi infilare? Ah, lo devo andare a prendere a papà. E io le infili a papà nel culo. Madonna, che palle, gli devo fare il tampone. A un certo punto gli fa il tampone, si risveglia il padre, sono ancora vivo. Ti prego, no, gli devo fare il tampone, che schifo. Vado, Vedi se c'è il COVID. Da che... che schifo. Vado, ho preso del succo arancione. Vabbè, papà, ti giuro, ti ho molestato. Perché lo devi chiamare succo arancione? Chiamalo col suo nome. Gli hai preso... Non è sangue, è succo arancione. No, è positivo succo... alla morte, comunque sì. Adesso risulta... È positivo alla morte. È morto, confermo che è morto. È veramente morto. Il succo. Morto. Ok, adesso ho trovato la laurea. È vero. Quando leggerai questa lettera... tu giù, vedi, mi ha dato pure un euro. Mia cara pure, figlia. Te l'ho pure pagato per andare. vedi, qua altro che un'altra cosa. Allora, mia cara figlia Rose, quando leggerai questa lettera avrai attivato il dispositivo su cui stavo lavorando. Se usato nel modo giusto, puoi aiutare la persona nel 1984. È tuo compito trasferire ossa, carne e sangue nel futuro per avviare il processo di resurrezione. Devo resuscitare papà! Oh, e torniamo in vita, vai! Dai! Allora, il tuo amorevole padre Albert, ma tu in che anno sei? No, è che chiedo, perché io sono nel 1926. Katia, non si chiedono gli anni. No, è che non mica chiedo gli anni tuoi, chiedo gli anni dell'anno. Aspetta che vado avanti. Nel 48? Sì, avanti Cristo. Aspetta, non li ascoltare, sono persone false.
non vi ascolto, non vi guardo, va bene? Allora. Allora, si prega di confermare che la persona nel passato abbia ottenuto tre sostanze. Sì, adesso se le fume. Inserire anno del futuro. Nel futuro. Allora, l'anno è il 1984. Oh, 1900. Aspetta. 84. Si è tutto rosso, Katia! Oddio, che hai fatto? Hai rotto? No, 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 no. È per papà, è papà, non ti preoccupare. È papà? Sì, è papà. Ti deve entrare da qualche parte. Però papà, non mi guardare così. Quando, bello che hai detto, ti deve entrare da qualche parte. Hai capito cosa stavi dicendo? Vabbè, non lo dico più. Vabbè, scusa. Suggerisci di... No, no. Sì. Chi? Allora, infilo. Non lo so, devo infilare una cassetta. Aspetta che tu la infili. Vai, infila. Io intanto continuo a studiarmi i fogli qua. Ah, no, vabbè, mi hanno detto da dove prendere... Le cose di ma non ti fare suggerire. No, no, sto guardando la stanza. Che è detta così. Io dovevo dire sto guardando la cassetta. Sto ascoltando la cassetta. Vai. Vai. Oh, c'è la song. Addirittura. Minchia, spara un tunz della Madonna, Katia. Ma che è in discoteca? Ti giuro. Scusa. Allora, sì, ma vuoi un codice? Per cosa? Uè, non lo so, Katia, non sento niente. Ma perché urli? Perché c'è la musica tuzzi tuzzi. Ma non urlare, io non ce l'ho. Mi dispiace per te, fratello. Ma almeno cantamela. Non allora, lo so che codice devo 19:45, è un orologio qualcosa. Ah, un orologio forse. Ma io l'avevo aperto già. Oh, boh, 19:45. Le 19:45 sono le 7 meno un quarto. Le 8 meno un quarto. Ma vaffanculo, Katia, dai. E metti 19:40. È solo per quelle tutte cose. Come si è rotto? La musica è così forte che ha fatto ballare il tavolo. Terremoto. La scoteca. Non ho messo l'orario, però non ho. Che cosa ti è successo a te? Niente, adesso io ho un cacciavite. Ok, puoi farci quindi qualcosa? Apro i bullo. Aspetta, che non so fare. Ho messo 18:45. Aspetta, sono una coglione. Brava, sì, è giusto. Aspetta. Sento la musica. La senti? Sì. Vai, ballare. Ciao, salvo. È la stessa mia? Penso di sì. Tu. Katia. Sì, e mo che devo fare? Spegnete la musica. Dobbiamo giocare. Vai al T. No, Maronna, ti prego. Io non so giocare. Ne manco io. Allora, senti, giochiamo. Ma non posso toccare lo scacco. Mi puoi spegnere la musica? Ma che ti devo spegnere io la musica? Non me lo fa toccare lo scacco. No. Non c'era scritto completamente a scacchi. Ho rotto un vaso di papà. Ho preso una chiave però. Aspetta, ferma. Apri okay. Che ce l'ho. Forse ci sta la roba della scacchiera. Sì, ho due statuine di scacchiera. Una bianca e una nera. Perfetto. Dove le devo mettere? No, il vaso. Ama giocare. Sulla scacchiera. No, raga, comunque è la scacchiera, perché c'è scritto di completare la partita a scacchi. Poi se tu lo vedi dall'alto e sono due coglioni, che ne so io. Allora, calma, andiamo. Però chi è il nero e chi è il bianco? Io sono entrambi. No, io quello nero non lo posso muovere, Katia. Aspetta. Prova. Ah, tu vuoi muovere il bianco? Il bianco, sì. Ok, e io vado da te. Cosa faccio? No, che cazzo? Aspetta! Non lo so, io mi muovo. Bisognerà fare qualcosa. Ora, suppongo. O io vinco contro di te, o tu vinci contro. Quindi siamo uno contro uno. Ma io non so giocare a scacchi. Chi ti sei in culo, Katia? Io posso. ma tu vedi, sbagli dritto. Dove devo andare? Ok, sono andata qua. Mo ti mangio. Perché non posso venire? Scusa, fammi aspetta, capire. Perché il mio nome puoi salire? Torna indietro. Io vado qua. No. Sì. Muovi solo nei neri. Ok. Poi allora mi sposto qua. No. Io devo andare nei bianchi, ma. No, devi fare prima tu la prima mossa, mi sa. Qua. No. Qua. È lei la prima mossa. Devi dire le mosse a babba. Allora io sono a 5.
Ah, sì. È battaglia navale. Sì, A5. Affondato. A5. Aspetta. Stai calmo. Credo. Non ci posso andare in A5. No, raga, raga, gli scacchi proprio no. Allora, tu 3A. A3. A3. No. Sì. No. Sì, puoi andarci in A3. Katia, non c'è... Vabbè, Katia, cioè, se tu mi dici che ci posso... Me lo dicono pure. Non è A3, è F3. Rimetti il... Ah, FU, F3. Vabbè, la prima me l'ero saltata, pensavo che aprissi da sola. L'hai messa? Sei. Ti sei mossa tu, però. Non ti preoccupare. Adesso mettiti A3. Sei sicura? Tu fai, non si vede. Ok, tu ti muovi, ok. Vai. No, fatto. Sei. E io mo dove devo andare? Te lo dico io, D2. Ah, allora vedi che le sappiamo le cose. È C1 a te. C. Easy. Ok, B2. B2, fatto. 2, non Z. E tu ci sei. Ci sei o non ci sei? Ci sì, ci sono. Grazie, Sofì. Ma com'è che fatica? Ma io vi... Grazie, Sofì, per la sub regalata a Sara. Magna della babba. Ora ma magna a Cody. Allora, dove? Tu sei F6. F6, dov'è il 6? Qua, ok. Vabbè, minchia, ma che vabbè. Non sa contare. A6. Ah, un'altra moneta ho preso io. A6. Un floppy disk, ok. Bene, io ho due monete, mi posso prendere due panini. Te compri qualcosa? Io c'ho sto topo di merda che mi gira di continuo sul tavolo. Ma lascialo stare quel topo. C'ho i topi. Ma che schifo. E perché non... sai, allora, che schifo dico. Io ho tagliato mio padre, morto. Completa entrambi la partita. Sì, fatto. L'ho completata. È il mouse. È il mouse, è vero. Ma non è un ma perché fanno queste battute tremende? Scusate il ritardo, Yukali love, Yukali love. Vai su. Bentornato per 11 mesi. Magnalo, me lo cucino. Oh, c'è un tizio oscuro e tenebroso che mi guarda dal computer. Non sono io. La persona nel passato posiziona monete sugli occhi del deceduto. Vada sul morto. Ma basta con st'uomo, papà! Vada sul morto! Vabbè, lo dobbiamo rianimare, cazzo. Gli metto gli occhi... Oddio, papà, è diventato tutto scuro. Aiuto! Ciao, persona. Ciao, Isma, ragazzi. Vi saluto tutti, ovviamente, in grandissima e larghissima. Papà è diventato tutto anima oscura con i peli. Oh, è no. Peloso, perfetto. È ok. No. Aia! Si è alzato! Eli! È posseduto. Sta camminando a piedi! E lascialo andare dove deve andare, Katia! Sta salendo! Ma perché sta facendo... È morto per tanto tempo, fallo andare! Papà, che è successo? Sta salendo per il tubo della stufa. Vabbè, è andato via. Oddio, è dietro al tavolo adesso. Ah. È quasi ora. Accendere i riscaldamenti. Mi ha detto, è quasi ora. È quasi ora. Papà? Dimmi. Ha fatto un simbolo sul muro dove è morto. E mi ha detto, devi aiutarmi. A fare che, papà? Allora, aspetta. Allora, programma di sovraccarico avviato. Il programma provoca un picco di tensione. Canalizzare correttamente... Non urlate. Allora, canalizzare correttamente questa energia creerà una nuova connessione tra il passato e il futuro. Un cubo dorato, dice. Io non so. Oddio santo. C'hai un cubo, un culo, un cubo. No, aspetta. C'ho... Non mi è rimasto più niente, mi è rimasto solo papà. Che però adesso tutto stop. Solo... Che... Sì. Allora senti, sullo specchio mi sono ritornate delle manopole, però forse le avevamo fatte, non lo so, non so chi. No, ascoltami. Regolare lo scarico fumo gas. Azionare i 6 interruttori, interrompere contatto visivo, c'è scritto. Posizionare i fusibili per proteggere. Ma non è che mi devi ridare le manopole della stufa? Esatto, sì. Allora, perché ti do io le manopole? No, io non posso muoverle. No, e io non ce le ho. Perché io adesso le manopole a me sono cambiate, che sono tutte blu.
però ciao, non Vane, posso toccare niente. No, dalle aspetta, perché... Perché alcuni mi dicono dalle la posizione della lente. Perché qua dice devi aiutarmi, va bene. E la posizione della lente quale sarebbe, raga? Perché, allora, io ho lo specchio in cui ci sono sei manopole. Ok, dammele. Allora, freccia su. Su? Su, di nuovo. Aspetta, c'è un dubbio. C'è un dubbio. No, giusto, ok. Allora, freccia su, poi. Freccia su, due. Ok. Freccia giù. Giù. Freccia su. Su. Mm-hmm. Freccia giù. Fatto. E mo? Ho preso un fusibile, perfetto. Mm. Quindi prendo il fusibile, lo metto qua, questo è il primo fusibile. Benissimo. Messo. Mo, ora tocca di nuovo a te. Sì, mo ce l'hai la stufa di nuovo? Ah, sì. Ok. Papà vai. Freddo, credo di sì. Allora, la prima è C. È vivo adesso, lo stiamo portando in vivo. Il primo è 5. Poi il secondo è il secondo. Sì. E il terzo è il quarto. Ok. Adesso mi dà secondo fusibile. Perfetto, aspetta che lo vado a mettere. Fin qua ci siamo. Allora, secondo fusibile qua. Ora mi serve l'ultimo. Mo penso che l'ultimo sia quello dell'occhio con le cose che dovevamo scrivere. Ah. Ok, quindi riguardo l'occhio. Ah, ok, riguardo le cose. Sì. No, è che a me vengono a dirmi la lente. Ma io che ne so che lei c'ha la lente. No, non lo sanno, sono troppo avanti. Io che ne so. Scusa. Allora, alle 3 la croce. Ok. Alle 6 il signore. Sì. Come l'anzi. Alle 6 il signore. Alle 9 la freccia a sinistra. Alle 9. Oh, ci sei di nuovo tu. Maria, che è brutto. Ma come che brutta? Come ti permetti? Allora. Cioè, allora, dietro di te c'è un tizio. E io vedo di nuovo il tuo tenebroso. Sì, è papà. È tuo padre quello dietro. Sì, è papà. Papà! Si attacca... Oddio! Chi? Co? Papà sta ridendo in modo assassinevole. Beh, è che no, si è appena svegliato. Tocco papà, oddio! Vaffanculo, mi ha fatto jumpscare il padre. E ti ho detto che era appena sveglio, non è che... E ho capito che è appena sveglio, però con calma, papà. Cioè, con molta calma. Ciao, mi casa. Ok, fatto. Però dai, siamo... Ok, forse è finita, sai? Niente, dici che abbiamo svegliato papà? C'ho una leva rossa, vado sulla leva. Vai, tanto a me papà gira ancora. C'ho un numero di orologio, le 21:10. Allora, le 21:10 sono le 9:10. Hai rotto i coglioni! Ha acceso la luce! Alexia, ha preso le con... Sta prendendo tutto fuoco. Aspetta. Anche sì. Mi sta scaricando di energia qualsiasi cosa. E cosa devo fare? Oddio! Il passato ha creato il cubo dorato. Non è vero. Okay. Devi posizionare. Dobbiamo usare questa energia dal 1984. Infila il cubo dentro papà. Ma non ce l'ho. Per creare una nuova connessione con il futuro. Sì. Cubo dorato. Ah, adesso lo sta facendo. Bravo papà. Ah, lo devo prendere io. Io ce l'ho adesso. No, ma io non... Kidama, è vero papà, è Goku. No, lui dice... No, aspetta, Nio, perché lei dice la persona del passato ha creato il cubo dorato e lo ha posizionato nel dispositivo cubico? L'hai messo? No, non ancora, dammi il tempo. Eccolo. Se qua. Non me lo mette... L'ho messo. Cosa devo fare? Lo invio? Nio ha scritto a me quello che dovevi fare tu. Chat è sbagliato, scusate. Vai, tranquillo. Ciao, vai. Greta. Aspetta. Vedi che poi dite che siamo noi, ma noi... Me l'hai messo il cubo. Io te l'ho infilato, tu sei al computer, ti vedo che stai là seduta a non fare un cazzo, muoviti! Allora, premete, tenete premuto a entrambi il tasto con la freccia su per 10 secondi. Vai, premete, quando tu tenete, mi dici... No, esattamente nello stesso... Allora, vai... Allora, Katia, sei sì. studiata. Quando mio uno, tu tre. Clicchi. Va bene. 3, 2, 1. 10 secondi. 2, 3, 4, 9, 7. Dai, cogliona! Fatto! Fermi!
che ce l'abbiamo. Si chiama The Pass Within. Che dai, ce l'abbiamo fatta. Tocco, sta esplodendo il computer. Non lo so, a me sta facendo raggi di luce. Sì, sì, sì. Il futuro capitolo 2. Che confusione, che fatica, okay. Che disagio, che sudore della fronte. Si finisce in un'ora, minchia, siamo già un'ora e mezza. Raga, ma siamo al capitolo 2. Sei tu che sei. Allora, lei mi ha detto dura... Eli, ma qui c'è del tridimensionalità. Eli, c'è della tridimensionalità. Clicca e trascina per concentrarti sul punto di interesse. Hai un cubo. Quanti capitoli sono, raga? Ma io pensavo... No, allora, devi sapere che rassi lei che non durano mai un'oretta. Infatti mi sembrava strano che Akisu durava un'oretta. Ma è assurdo. Si sono scambiate. In che senso si sono scambiate? Ma non credo. Che le ordino per cena, dottoressa? È una pizza. Che... No, io c'ho delle foto. Allora, posso... Benvenuto nel dispositivo cubico 002C. Processo di resurrezione. Trasferire osso, carne e sangue in questo dispositivo. Questo dispositivo racchiude la stanza della persona del futuro. Verificare la connessione inserendo il codice. Ce l'hai? Sì. Sei capitoli. Raga, ma serio? Allora ciucciate! Ma avete detto, lo finite subito! Sei capitoli! Ma come sei capitoli? Ma cosa vuol dire? Aspetta. Prima Babba aveva la prospettiva in 3D. Ok. Aspetta, aspetta, dov'è il cameretto? Mary, non la conosco. Sei capitoli, aspetta. Buonanotte, ma non lo sapevo. Vabbè, allora, aspetta. Io ho un codice. Aspetta, aspetta. Ciucciate! Smettere. No, io ciucciate non lo scrivo, ma solo ai miei, lo scrivo anche ai tuoi, perché hanno detto si finisce in un'oretta. Ho capito, ma loro non sapevano, erano... loro non sapevano, loro sanno di sapere. Allora... dai, dimmi. Ah, aspetta, no, da te spoilerano i codici, eh. No, io non l'ho letto, non l'ho letto. Ti vedo, bannate Drake. Sì, non l'ho letto. La cosa buona è banna Drake. Come quella che insulta sui sub, Robin, guarda che non sto insultando nessuno. Devo inserire il codice che mi dà lei. Ok, allora, dammi il codice. Allora, Z1. Z1. X. X. 2. Sì. 3. Sì. Y. Nio, devi andare alla chat di Katia e bannare Drake, che ci vuole tanto nella vita. Madonna mia. Ah, ma mi hanno detto che è lungo. Boh, lo continuiamo un'altra volta. Qui dobbiamo fare, ma no, sì. Maxi. Persona ma nel futuro. Ce la facciamo, secondo me. Ma sì. Persona nel futuro, posiziona cubo nero in C9. Che cazzo vuol dire? In C9. Aspetta, che c'è una signora. Cubo nero. Ma che stiamo giocando a briscola? Che... sì, che... a scala 40. C9. Clicca. Clicca. Ah, uè, che figo. Adesso io ho la stanza. Vedi, allora, adesso ti devo dire io i fatti. Sei. Ok, allora. E mo quali sono quelli che devi premere? Quelli bianchi o quelli neri? Aspetta, ma dov'è C9? Io non ce l'ho là. Raga, non... La scacchiera. Aspetta, ok, dai. Walter. No, comunque dico che... C9. Pist. Allora, l'ho messo, l'ho infilato. Devi premere la prima fila, il primo e il terzo. Fatto. La seconda fila, il primo e il terzo. Fatto. La terza fila, il primo e il terzo. No. È vero. No, perché siamo due rincoglioni? Che è il gioco, scusami. Abbiamo fatto la stessa battuta. Attiva l'interruttore e comunica ai puntatori rossi. Non mi hai detto l'ultimo, Katia! Il primo e il terzo. Era vero? È giù. Ah, pensavo fosse... Ma scusami! Allora! Ciao, Leila! Le colonne puzzano. Come le colonne? Sì. C'ho un uomo, un'ombra oscura, cioè, e nera. Sì, dice attiva l'interruttore, comunica ai puntatori rosso, bianco, nero. E Kiko? Che devo fare? Aspetta, comunica. Sì. Basta, dice persona nel futuro, attiva l'interruttore. C'è un interruttore? Attivato. Ok, hai rosso, bianco, nero? Sì. Dimmi. Vado. Allora, sì. Il bianco mi segna le 3. Sì. Ciao Darkness, ciao Zero. Il rosso mi segna l'1. Sì.
Il nero mi segna le 11. Sì. Ok, sono dentro. Vai. Qua se sta a mollare. Vedo, tizio, ma tu sei una signora anziana. Non ti permettere. È vero, bro. C'è una signora anziana. Non ti permettere. Signora anziana, ci sarai tu che c'hai 34 anni. C'è una signora anziana. Grazie, Nico, per il ride. Thank you. C'è una signora anziana che mi ha fatto, mi guarda e poi mi ha dato una chiave della musica. Mo, questa chiave della musica suppongo di doverla mettere qui. Aspetta. Mettitela dove ti sembra più consono. No, non la mette. Allora, quindi non la metto qua. Va bene, non la metto. Grazie, Nico. Fategli lasciare Tottino. Grazie. Grazie. Sarà la moglie del morto. Ma che cazzo le so. Oh, perfetto. Abbiamo della musica. Ci piace. La radio, allora sei. Mi puoi dire delle note? 78.3 io ti posso dire. Il padre col culo in faccia alla tipa. Vabbè, vuol sì. Dire se... Ah, 78. Che vuol dire 78.3? Credo la frequenza, è una radio. Katia, balla. Front, presidente. Sì, ballo. Sì, presidente. Allora non so se 78.3 è così, perché è vicino all'80 il 78. Vabbè, metti circa 78.3, però mi devi dire i tasti da premere, cioè mi devi allora, dire te li di, stai le lettere, sì. A, G, A, B. Sì, A, G, A, B, fatto. Va al ritmo, A, G, A, B, va al ritmo. Ok, fatto, fatto, 114.3. Oh, ma cambia la musica a me quando cambia la canzone. È perché tu cambi le frequenze. Grazie Michele per la sub. Allora, grazie mille, raghi. Aspetta, che te non riesco. Aspetta, casino! Cosa succede? Che succede? Allora, io ballo. Te dico le note. Sì. C, D, E, G. Ok. 103.7. 103.7. E, D, E, C. Ok, E, D, E, G. No, non è vero. C, C, A, C. E, D, E, G. C, culo di culo. Ok, 89.1. È Radio Maria, scusate. B, baga. Baga, baga ora, baga rospo. Abbiamo la chiave del dente. Ok, vabbè, posso uscire da qua. Ciao Mary. La chiave del dente adesso. Sì, trovala, dai, Chiara. È Chiara. Sì, si chiama Chiara. Non ti sto tradendo, te lo giuro. Sì, sì, dicono tutti. No, ah, è la chiave del dente, perché è la chiave che io metto nel dente. Ti è arrivato? Ti è arrivato il dente di papà? Aspetta che cerco dov'è il dente. Perché c'è il barese all'improvviso. Dove c'è l'o... Non lo so, dove devo... Allora, io c'ho, se no, delle... hai presente... Non lo so. Che devo fare? Apro. Allora, io ho una lunga sequenza di pulsanti. Fatti da tre. Aspetta che... Ok. Ho una lunga... Ci sono più accendi che spay. Io ho una lunga... La schermata con il coso Gaetano. Elettrico. No, allora, ci sono... Tre pulsanti, cioè c'è una fila di tre pulsanti. Tante cose di tre pulsanti. Sì. Ce li hai? Ti posso dire cosa premere? Ah! Sì. Sì. Ci stiamo. Sì, vado. Allora, prima Dai. Il terzo. Sì. La seconda è il primo. Sì. La terza è il secondo. Ok. La quarta è il secondo. Ok. La quinta è il primo. Ok. La sesta è il terzo. Ok. Oh, c'ho un dente gigante. Hai visto che c'è il dente di papà? Ciao Mary. Lo infilo. Dove cosa infilo? E tienitelo, che magari ti può essere utile. Ma che fa? Mi ciuccio il dente, raga? Che non lo so, ma prenditelo. Perché sto tu li devi portare... Sto aspirando, canti. Sto aspirando? Ma che schifo. Non lo so. Taglialo. Ci ho provato, raga. Non me lo bistura. Dice babba deve romperlo. Ma come lo rompo? Non si dai una testata. Allora, io c'ho un bisturi e un gesso. Ma se infilo il gesso
ma il bisturi no. Raga, bisturi. Quando mai il bisturi ha tagliato un dente? Il bisturi taglia la pelle. È vero, confermo, eh. Comunque c'ha ragione. Mo non dite allora Rinco ci sarete voi. Io non sono Rinco. No, bravi, ben di meno. Ciao Stefano. Allora è il gesso. Allora scrivo nel gesso, qua. Sì, siamo in multistreaming comunque, raga. Per yes, questo non raga, lei si chiama Yucali. Perché comunque voi, Babba la trovate sul canale di Babba e me mi trovate qua, insomma. Anche perché abbiamo due schermate differenti, esatto, che vediamo del gioco, esatto. Quindi vi conviene guardarle entrambe. Esatto. Robin intanto ha regalato un abbonamento a Rinco, che credo non sia rivolto a me però. È Ronco. Non lo so se non era Rinco, era Ronco. Sì, ha sbagliato. Che faccio? E non lo so, sto aspettando indicazioni di Babba, allora, che mi deve rompere calma, i denti. Stai. Oh, sì. C'è una nonna con un piccione. C'è Dodo! E ci sei tu! Ah, sono... Ma io c'ho l'uccello, Katia! Hai visto che sei tu? Oh! Aspetta, ti serve una combinazione? Si è illuminato il dente dietro. Ti serve una combinazione? Ah, sì, si è illuminato il dente qui. Però, raga, si è illuminato solo il dente. Io non è che posso fare niente. Katia! Perché dice, gira la scatola, si è illuminato il ma dente. Ma non li leggere, dicono un sacco di cazzate! Non sanno giocare, cosa li leggi? Allora, ascoltami! Sì, pronto, dici! C'è una combinazione! Una combinazione? Fidati di meno! Loro non sanno! I tasti! Ma quali tasti? Questi, li ho già premuti! Le lettere? Quali lettere? Lettere? Ma queste? Scusami, Stefano, grazie mille per le 10 sub. XZZ i tasti. Non ho capito. Il primo l'ho fatto per sbloccare la macchina. Cosa sono questi? Mi devi dire delle indicazioni, Eli. Ma non capito. È 3 ore che sto ferma. Ma non ho. Ma è io che ne posso sapere che tu mi devi dare un codice? Mi dia il codice. Io ti ho chiesto. Grazie, Stefano. A te serve un codice. E non sapevo che potessi utilizzare questa macchina. È quello. Non doveva durare un'ora, ma un'ora per modo di dire. Vai. Dici. Era per dire, ragazzi. Era per dire. Era uno sfizio. Allora. Vai. Allora, X3. Sì. Z1. Sì. Y2. Sì. Mo. Oh, vedi che è facile. Quando riposerò nella mia bara ed i miei occhi saranno bianchi, la mia anima diverrà. Ferma! Mia. Chi è? Allora, quando? Quando? Rileggi. Quando riposerò nella mia bara, che è okay, sottolineato bara. Bara. Ed poi i miei occhi sottolineati saranno occhi bianchi. Bianchi non c'è, vai. La mia anima sottolineata. No, occhi anima. Era. E anima. Mm-hmm. Diverrà nera. Poi usa il cubo sottolineato per connetterti al futuro sottolineato. Ok, portami. Aspetta, Sì. Che ti devo portare? Messo questa roba sottolineata? Sì, portami. Ok, l'osso sottolineato. L'osso. La carne. Il polletto qua. Sì, vabbè, porti il pollo, vai bene lo stesso. Buono. Vai. E il sangue. E il sangue. È finito. No, a lei mi manca qualcosa. Allora, bara. Il futuro le il futuro è lancetta. Ah, il futuro. Vabbè, sì. Mi sta. Oh, c'è un martello che vibra. Mm. Ho preso un martello. Ok. Ok, c'è una farfalla. Prendila! E come la prendo? Questa sta volando! Stronza, cioè, vieni nonna qua senza l'uccello. Oh, raga! Ah, è il mio uccello! Katia! Ehi. Dammi l'uccello, che la nonna è senza l'uccello. No, e io sono senza. C'è la farfalla che vola. Non ho capito. Sì, ma tu. Beh, il mio pappagallo, raga. Ciao, Gela! Bentornato per 16 mesi! Grazie mille! Mi ha fottuto l'uccello. Chi ti ha fottuto? Sì. Non è vero. Ciao, sì, scusate il più ritardo. Buona serata, Yucali Love. Ho rotto Yucali un dente. Love, Yucali Love. Raga, si è fermata. Aspetta.
Aspetta che faccio un po' di pulizia. Pulisci. Hai finito di spolverare. Allora, sto, senti, spolverando il dente, c'ho, che la, si c'ho la farfalla che mi gira. Così sembra una cosa porno, però giuro che non lo è. C'ho la farfalla che mi gira e ogni tanto si poggia su delle cose. Mo, tipo in questo momento si è appoggiata sul simbolo del sangue. Qua. Sì, sangue. Sangue. Sì. Aspetta. Mo tocca al sangue, quindi dicono. No! No. Perché tocca? Non lo so. Io c'ho cremo, cioè mi brillava osso. Ah! Hai le lancette da riposizionare, quelle colorate? Bianco, sì, nero e rosso. Sì, sì, volendo sì. Vai. Vai, no, volendo, ce le hai, perché sì, le, no, hai le ho, se vuoi le muovo. Mobile. Sì. Allora, la bianca a luna. Vabbè, ok. La nera alle 4. E la rossa alle 6. Ok, cioè, allora... vedo una signora sempre con papà. E adesso papà però lo stiamo ricomponendo. Grazie, quindi, per gli 11 mesi, dottore. Ciao, thank Black you. Lion. Bentornato per 3 mesi. Sì, lo stiamo ricomponendo. Oh, lo stiamo ricomponendo, perfetto. Yucalia, allora, Yucalia, ho un cacciavite anche io. E con questo, sai che posso fare? Ci apro... smonto questa cosa. Smontamelo. Sì, smonto questo fa. Maronna, ma ci metto 4 ore mo per aprire questo coso. Io ho un numero. Vado, sul computer, aspetta, 3. Che sto smontando. Ok. Allora, Aurora, ci sta. Se tu clicchi sotto la mia live, c'è scritto che io sono in live con contemporaneamente 90 persone e siamo insieme. E basta cliccare e vedi due live contemporaneamente, sia la mia che quella di Yucali. Tu da questa pagina che ti si apre puoi scegliere la chat in cui scrivere e la live. No, la live da guardare forse le guarda entrambe in contemporanea. Forse le guarda entrambe in contemporanea. È la chat che scegli, sì, qui. Ciao Giambo, sì. The Past Within, sì. Il gioco si chiama The Past Within, che è della serie dei Rusty Lake. Intanto grazie mille per i regali che io sto vedendo solo adesso. Ci servono 3 ingranaggi, Eli. Io posso girare una manovella, però mi servono 3 ingranaggi che non ho. 3 ingranaggi, aspetta. E basta, questo show. Siamo vivi più o meno, ma stiamo praticamente finendo, Ma sei capito, le 4 ore. No, che cazzo fischi che mi hai raccontato? Scusa, stavo chiamando Dodo. Allora, dici. Babba, dove guarda il topolino? Che ne so, c'è il topo che mi sta a muovere. E forse il topo. Eccolo. Ho una chiave. Ok, allora con la chiave io adesso apro una porta. No, mi, ma non sono 6 capitoli, raga, sono 2. Tu fai, apri le porte. Non so dove infilarmi la chiave. Da qualche parte si entrerà nella potremmo. No. Oh, l'ho infilato. No, aspetta. Vedi? Allora, c'ho un frullatore, ti serve un frullatore? No, mi servono degli ingranaggi, me li puoi dare? Se aspetti una... Allora, lato A, lato B, poi ho... Mary! Ciao, Clara. Poi ho... Aspetta, questo... Tu come si mettono le tue live? In che... Vai, rispondi, arrivo subito. Mary! Ma scusami! Grazie mille per le 5 sub! Io ringrazio anche Stefano, mannaggia Bubba! Oh, vi mordo le mani! Mary, grazie mille, amici! Ma voi siete scemi! Scusa! Ma io vi turbo. Se no lo puoi fare. Sì, eccomi, pronto. Grazie, Dora. Allora, buona cena. Con l'app. A parole tue, ma che cazzo ne so come c'è la TV? Chi sono? Pronto? Allora, come si vede le due live? Oddio, raga, ci sta un link sotto. Già, c'è sta una cosa sotto che ho scritto. Live, squad streaming. Credo. Da applicazione non l'ho mai visto, raga. Da applicazione non lo so come lo vedete.
sappi che mi hanno messo una musica molto buffa mentre tu stavi urlando, ci sta un link e quindi era tutto molto bello. Allora, compra una voga, ma sono io e lei. Chi è? Squat streaming. Squat, no, gli squat non li faccio. Gli squat no, ti prego. No. Allora, ti do il dispositivo cubico. Gli ingranaggi. Sì. Come li vuoi? Allora, uno... Tipo sopra, sotto, sopra. Allora, sopra uno, sotto l'altro e poi a destra l'altro. Ti devo dire il punto preciso. No. Cos'era questo suono? Non lo so. Allora, sia calma, che io non mi ricordo. Era Dodo. È che gli uccelli. Vai, allora, ascoltami. Sì. Tu, io vedo la prima, quella verso sinistra, la prima a sinistra. Sì, è un ingranaggio che non è né a metà. Che senso non è a metà? Non è né troppo su né troppo a metà. A metà. Sarà là, che ne so, qua non è proprio a metà. Lì, là. Ciao Hitman. Grazie mille Mary, ti mangio la Nutella a casa. E pure Robin. E devi dire dove sono nascosti. Ah, dimmi dove sono nascosti. A metà, sopra e sotto. Sì, se mi dici dove sono nascosti sono contenta. A metà, sopra e sotto. 20. A metà, sopra e sotto. Ma che si attiva? Che significa? Va bene, gelato. Vabbè, mi mangio il tuo gelato. Grazie mille, Mary e Robin, per le 5 sub. Ma scusami. Allora. Tu puoi fare qualcosa? Non ti preoccupare. Io ho il dispositivo. Sì, hai il cubo. Ho sbagliato a cosa stavo guardando. Poi dite che sono io, capite? Oh, ma che cazzo ne so, ha detto che voleva dell'ingranaggio, guardo questi chi l'aveva visti? Poi dite che sono io, ne ho per tutti. Nessuno. I gelati, mi mangio tutti i gelatini, tutti. Allora, il primo ingranaggio si trova sotto la bottiglia. Ok, sotto la bottiglia. Sotto la c'è una bottiglia. Allora, sotto la bottiglia c'è una bottiglia, però come... Sì. Come ci entro sotto? Sinistra della bottiglia c'è un qualcosa. Sinistra. C'è un coso che non posso premere. A metà di questa, di questo cubo. A metà di questo cubo. Di lato sui bordi. Sì. Ah, qui. Ok, preso, trovato, bravissima. Poi, ok, prossimo. L'altro, sopra. Hai un orecchio? Sì, ce l'ho. Sopra l'orecchio, sempre al lato del bordo. Il bordo del lato. È questo, preso. Trovate il secondo. Sir Drake, grazie mille per le tre. Io che do le indicazioni passate. Raga, non per me gli ingranaggi erano questi. Cioè, è questi per lei, non... Ma me ne manca uno, però. Allora, se me ne manca uno. La terza è dove prima. No, prima. Dove prima, dove? Allora, si trova in alto a sinistra. Sì. Vicino allo spigolo, ma un po' sotto. Non dove c'è la bottiglia. È un altro posto, dietro, sembra tipo un dietro. Va bene, l'ho trovato. Fatto. Ma qua si sono drogati. La droga. Ma tanto, posso girare? Stai calma pure tu. Eli, sto girando con le manopole, ci hai sentito qualcosa? Mi è arrivato un pupazzo. Grazie Eleonora per la sub, benvenuta nella comedia come primissimo mese. Allora, no, che devo fare io? C'è un pupazzo, posso... Lo posso sbattere? Sbattimelo. Ok, mi è caduto a terra. Ho preso un uncino e con questo gancio lo attacco qua. Perché così ci metto l'orecchio dentro e te lo posso mandare. No, non è vero. Te lo posso mandare? Ah ah!
Vabbè, ti dovrebbe arrivare un orecchio comunque. Grazie, Ale. Allora, sì, ma aspetta. Ok. L'orecchio mi arriva quando tu mi dai i codici, no? Quando tu mi dai le cose io apro, come il dente se non... Allora, no, aspetta, io ti ho inviato l'orecchio, però adesso ho tre manopole. Hai presente tipo... No, niente. Ho tre manopole. Tre cose. Tre leve. Ho tre, sì. Che posso far salire o scendere. Con delle tacche vicino. Tipo il cambio, sì. Non il cavolo di... No. C'è questo... E poi là, c'è di nuovo la farfalla che si è fermata. Però farfalla... Il frullatore ha delle tacche, effettivamente. Forse il frullatore... Però è come se il frullatore volesse qualcosa, quindi forse ancora non la posso usare. Grazie, Sergio. Ma aspetta... Grazie per i 4, bentornato. Prendi l'uccello e fallo vibrare fortissimo. Bravi. No, niente, io ho tre manopole. No, allora, hai qualcosa di manopolante? Tipo il cambio? Sto vedendo. Che posso toccare, tipo... Perché ci sono queste tre manovelle che io posso toccare, tipo... L'unica cosa a tre ho l'osso, carne, sangue, ma questo è solo dopo. Questo no. Posso avere? Sì, puoi averlo, Robin. Forse vuole l'orecchio. Ma non è che puoi prendere l'orecchio? No, perché tu ancora mi hai fatto aprire qua dove mi mandi le cose, dove non mi è che forse posso girare questa manovella. No, non la posso più girare la manovella. Quindi no. Il rubinetto? Dici il rubinetto del lavandino? Forse c'è qualcosa con... Tu c'è hai delle... Ho tre leve che posso alzare e abbassare e praticamente ci sono delle tacche. Quindi a tacche possiamo metterle dove mi dici. Cioè se tipo mi dici la prima leva la metti alla tacca 3, la seconda alla tacca 2, l'altra... Aspetta, forse ho capito. Ho riempito il bicchiere d'acqua. Quindi io adesso vado dove c'era il frullatore. Sì. E riempio. No? No, sì. Grazie mille, Capra, per l'hype train. Thank you per i beat. Ormai... Ma è caffè? È tipo... Sì. Non so. Caffè, buongiornissimo? Sì. Okay. È una caffè. La tacca nera della macchinetta. Sembrava tutto il peppino, comunque. Sì, sì. Ciao, Fe. Sono l'età di Ma se non riempo... aspetta. Scusami, se non riempo questa da... Deve mettere l'acqua su... Qua. Mi devi fare il caffè. L'acqua messa nella tacca. Sì, ti sto a fare il caffè. E fammi sto caffè. Ma non mi fa mettere l'acqua dentro. Perché non c'è il caffè. L'acqua va messa fino alla tacca. Raga, ma non la versa. È lì, ti posso dire dove c'è la radio? Sì. Ma sì. Ma la radio dove c'è la radio? Dove c'è la radio? Nella radio non c'è niente. Io c'ho il frullatore. Non è il frullatore. Non so, allora, io sto girando le informazioni che mi dicono. Calore mancante. Devi scaldarlo. Sì. Aspetta, okay. Devo fare un intruio biologico qua. Sbiologica, vai. Io tanto posso stare qua. No, credo. Però io ho bisogno di qualcos'altro, raga. Amici, grazie dentro mille per la filtro. Dentro il filtro. Babba, l'acqua dentro il filtro, credo dopo. Okay, no, raga, adesso no, perché l'acqua va solo messa qua. Sì, è che stiamo capendo come si fa il caffè. Raga, se avete una ricetta del caffè, ditelo. Perché altrimenti non ne usciamo. Scusa, lei... Luigia, dici di Babba? È sia su TikTok che su Twitch. È entrata. Sei anche su TikTok? Everywhere. Ah, allora. Non riesci a accendere la fiammella. Ma in realtà... Acqua, caffè, mescolare. Perché devi mescolare?
No, vedi, è come se mancasse qualcosa. Ma no, non è che ti devo girare ancora magari la manovella, che ti scaldo l'acqua. Aspetta, magari devo attaccare il cavo. No, io ti sto girando ancora la manovella, magari ti scalda l'acqua. Se vuoi ho le capsule, sì, effettivamente sì. Girami la mano, girami la mano. Io sto girando la manovella. Tao Sakura. Giro, giro, si sta scaldando un po' l'acqua. No. Lo specchio, ma nello specchio c'era la signora. Aspetta, ci sono io specchiata. Sì, sei tu. Un po' triste la signora. Ci pigi dentro calde lacrime. Sì, è vero. Io lo faccio ogni mattina così, zero. Sto cercando. Prova la radio. Raga, la radio era prima. Ah, è un becco di Bunsen acceso con la fiamma. La radio era prima. Prendi il caffè, trita la farfalla, buca il dente, fai una giravolta, metti i sandali di Padre Pio. Aspetta, ce li ho. E pronto. Ce li ho i fiammiferi! Ce li hai i fiammiferi! Vero! Allora, ho acceso la fiamma, caffè mancante. Oh, però fammi un caffè, Godio. Ma me lo devi fare tu, sei tu che c'hai il caffè. C'hai ragione. Allora! Allora, è come me lo accendo il caffè, io qui non lo faccio il caffè così. No, l'armadietto non si può. Accendi caffè mancante. No, manca un caffè. Katia, tu non puoi fare un caffè? Posso? No, scusami, non ho il caffè a casa. È che c'ho le manovelle, se le vuoi. Non è che mi puoi dire qualcosa sulle manovelle. O mi dai un codice? No, l'entrante è chiusa, ragazzi. Sei sicura che non hai un codice? No. Perché allora con il dente, come abbiamo fatto? Che tu hai preso il dente e hai avuto il codice. Me lo faccio io il caffè. Ma io quando ho preso il dente si è aperta la serranda. La serranda si è aperta grazie a quando tu mi hai detto tipo prima linea terzo, seconda linea primo. Capito? Così mi si è aperta la serranda a me. Quella del dente, dici? Sì, però dicono di cliccare sul topo di nuovo. Magari c'è il topo che mi fa un caffè. Clicca. Aspetta sul che topo. E magari mi fa. Raga, non me lo fa un caffè. Vedi che gira a tondo il topo. Non fa il... Raga, un topo che fa il caffè non si è mai visto, quindi non si è mai visto. Cioè, vedi se riesci ad andare con la visuale sopra. Raga, ma il codice l'abbiamo già usato. Sì, posso guardare la parte sopra, ma è vuota. È vuota. Nella parte alta della scatola. No, è vuota però. Non lo so, Milo. Ratatouille. Non va. La lavagna. Ma la lavagna l'abbiamo già fatta prima. Questo l'abbiamo già fatto. Questo cucinava, hai ragione. Ah, ma si è spostata la sedia. Aspetta. Che c'entrano le manovelle con il caffè? Vorrei capirlo anch'io, però non lo so. Ciao, Furelia! No. Ma secondo me... Perché il caffè ha le tacche. Mi vuoi dare le tacche? Sono tacche random. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non ho niente sulle tacche, ah. Non ti posso dire... Okay, cosa c'è sulle tacche? Non hai nulla. Ok. No. Prova ad attaccare la presa. Che paura, io non ce l'ho. La presa non la posso spostare. I tre barattoli che hai di fianco. Forse questi devi trovare dei chicchi di caffè. Allora, forse devo trovare dei chicchi di caffè. Ok. Sposta la sedia no. A destra. Niente. Perché babba ha una linea nera tra prima e seconda tacca? Una linea nera tra prima e seconda. Ciao Angela. No, non ce l'ho la prima linea. Ah, lui dice la linea nera. Ah. Vediamo un po' se posso spostare io la farfalla. Aspetta, ma perché magari devi posso andare... spostare la farfalla sotto la prima. Ma non vedere. Credo, ragazzi. Allora, la io penso vola. Che sia il disegno, eh. Vediamo. Nella macchina del caffè questo disegno sempre c'è ora. Sempre. Perché è il limite in cui l'acqua va messa. Ma vediamo. L'acqua non è dentro al momento. Deve inserire il topo. Ok, allora aspetta un attimo, ma non è che posso premere questo pulsante? No, non lo posso premere, mi sa che si deve aprire. No, raga. Ciao Lorenzo. La farfalla ma deve andare in quel ma ti può schiacciare il pulsante rosso? Adesso la farfalla mi entra da qui dentro. Ellie, ti ho chiuso la farfalla. Non la Ellie, ti ho chiuso aspetta, la farfalla. Aspetta, forse posso uccidere il topo cubistoli, non ho capito. Ti ho chiuso la farfalla da qualche parte. Ma che schifo. No... Non è che puoi trovarla? Ma io se devo trovare la farfalla è sempre... Cioè se tu mi devi mandare qualcosa a me... Mi stai che adesso è il caffè. Ah, me l'ha messo Katia. No, non me l'ha messo.
Non... Allora, io l'unica cosa che ho fatto, ho inseguito una farfalla e te l'ho messa in un... così, in un buco. E basta. E ho chiuso. Non è che forse devo trovare tre cose da reinserire al posto dei... Dicono, dici... Aspetta! Dici... Chi? Cosa? Hai trovato tre ingranaggi. Prima, sì. Sì. Mi dai... I punti? Dice, mi devi dare le freccette. Come sono messe. Quali tipo, frecce? Se devo premere freccia su, freccia a destra, si giù... Non ho freccette. Dove eri prima, quando tu hai fatto gli ingranaggi? Devo dirti, dove erano? Cioè, in che posizione stanno? Tipo... C'è scritto che devi premerlo te. Io, ecco perché, che cazzo ne so? Perché io te li posso girare gli ingranaggi, ma non posso dirti dove stanno. Cioè, non... Vai sulle levette. Allora, sì. Ci sono, ciao Sassi. Ok, che è successo? Qual era la cosa? Allora, vai. No, niente, tu lascia stare. Allora, non ti impicciare nelle mie cose. Vabbè, scusa, ok, dai, dì. Allora, allora, io ho tre levette. Sì, no? Sì, anche allora, io. Il primo il secondo? Primo. Ok, terzo? E il terzo è il quinto. Avrò poi fatto. Ho un simbolo di un orecchio e di Capitan Uncino. Un simbolo di un orecchio e di Capitan Uncino. L'uncino. Tu li vedi quei simboli? No. No, allora l'uncino forse è quello che ti ho messo io, perché io ti ho uncinato il coso. Allora, mi ridici un'altra volta le leve? Aspetti che non l'ho fatta sbagliare. Cosa? Non mi ha dato le indicazioni raga, giuste. Ma allora! Non ho dormito, cazzo! Allora, vabbè, 5-1-1, dai. Ok, allora, 5... Non ho dormito, 1, raga! 1. Ok. Sono stanca, raga. Mo? E mo t'attacchi al caso. Mo io te le ho messe. 5-2-2, dicono. 2... Ah, 2-2. Ah, vero! Ok, adesso c'ho delle frecce. Fatto. Poi, allora, vabbè, ma è stanca. Sono stanca, raga, è che sono una persona afflitta dalla vita, cioè non capite. Vabbè, comunque bisogna immedesimarsi sempre nella vita degli altri, ricordatevelo, vero, queste cose, bastardi. Potreste essere voi a non ricordatevelo, dormire. Sempre. Sì, sì, sì. Dai. Appunto. Ciao, corro. Grazie mille per che è successo? Grazie per i 2 mesi. Freccia. Dove? Oh. Su. Destra. No. Destra. Sinistra. 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 Su. Su. Destra. Destra. Giù. Giù. Ciao Christian. Mo che fa? Allora, già ho un codice. Vai, dimmelo. Y. Sì. 3. Sì. X. Sì. 1. Mm-hmm. E Z2. Z2. Perché non è... Ah, ora ho capito come lo vedo. Ho un labirinto. Ho un labirinto. Sì, me lo devi dire perché io devo uscire da qua. Tu dove sei? Io sono dei quadrati che devo seguire forse per arrivare alla fine. Sei uno? Uno. Sono un uncino. Devi andare a 2. Allora, io ho un labirinto con 3 numeri. 1, 2 e 3, che sono in 3 posti diversi. Io ho un uncino in alto a sinistra nell'angolo. In alto a sinistra nell'angolo. E poi che c'è più nel tuo labirinto? Non c'ho un cazzo, basta, finito. Niente più. Allora, niente più. Fai così, vai a destra. Poi vai giù. Poi fai 1, 2, 3 a destra. Così. Allora, aspetta. Che cazzo, Katia? Allora, ha capito? Destra, sinistra, sinistra. Allora, destra una volta. Sì, poi giù una volta. Giù. E poi destra 3 volte. 1, 2, 3. Mo, devi scendere giù fino al muro. Ah, l'ultimo quindi. Sì, proprio fino al muro giù. Ok, vado. Poi vai una volta a sinistra. No, mi si è resettato. Come? Non hai muri. Non hai muri. Non ho il muro, brutta stronza. E che cacchio ne so. Ma scusa. Allora è easy. Destra una volta.
No, già fatto, sono tornato dove ero prima. Dove devo scendere? Allora, fai 1, 2, 3, 4 giù. Era ovvio. Ma che ovvio, un par di punti. Era ovvio il pisello. Vai. A sinistra una volta. Vai. Poi due volte sopra. Ok. Due volte a sinistra. Ok. Due volte giù. Vai. Una volta a sinistra. Ok. Due volte su. Oh, ho prima fatto, poi. Vai. Mo, due volte giù. Okay. Aspetta, ma tu se riparti dal primo, no? Parto da dove ti ho lasciato? Sì, da dove mi hai lasciato. Ok, quindi hai fatto due parti giù. Sì. Una a destra. Vai. Due su. Due a destra. Ok. E poi tre giù. Ok. E poi uno, due, tre a destra. Due, tre. Fatto, vai. Ok, mo fai uno, vai. Due, tre a sinistra. Uno, due, tre. Poi uno su e uno a destra. Uno. Vai. Cinque su. Uno, due, tre, quattro e cinque. Due a destra. Uno, due. Quattro giù. Uno, due, tre, quattro. Una a sinistra. E uno, due, tre su. Uno, due, tre. Fatto! Yes! Easy! Easy! L'abbiamo già fatta la seconda. Vabbè. Mi è arrivato all'orecchio. Cioè, ti è arrivato un orecchio, forse. Non lo so a chi. Buono, prenditelo. No, te l'ho mandato io, te l'ho mandato. Sì. Ma che cazzo mi spedi? Madonna, che schifo, Katia, però, onestamente. Ah, senti, io l'ho tagliato, quindi basta, ho dato il mio. Mo te lo tieni tu e te lo ciucci. Come peggio? No, io non ciuccio le orecchie. Se tu fai queste pratiche con Bellotta, io non ne voglio sapere niente. No, non gli stacco le orecchie, che schifo. Il bisturi, raga, ci ho provato. Che schifo! Ho tagliato una pustola sull'orecchio. Che schifo! Non dovevi dirlo a me. Sai che secondo me il caffè si fa con la pustola? Che schicche, ma do, ti prego, ma è no, normale, ma... nei rossi lecchi è normalissima questa cosa, sappilo. Cazzo. Voglio vomitare di... E infatti, fai il caffè così. Allora, caffè che mancante, ok. Io comunque sto bene così, non lo voglio il caffè, grazie. Allora, dimmi preferisco una cosa. Sì. Sono le 8:08, cosa vuoi fare? Allora, raga, se voi mi dite che per esempio è molto lungo ancora, perché secondo me siamo alla fine. Io ho ancora un po' di cose da aprire... Cioè, io c'ho cioè, secondo me non è così lungo. Ce la facciamo? Secondo me non è così lungo. Allora, facciamo così. Finiamo il secondo a posto. Ok, vai. Ormai siete in ballo, ci dicono. Ancora 5 minuti. Allora, un po' lungo. Aspetta, fermi. Un attimo. Cos'è lungo? Cos'è lungo per voi? Allora, Eli, ti posso dire la verità? Devi preparare la cena a Bellotta. No, non devo preparare la cena a Bellotta. Siamo letteralmente a metà. No, Katia, succa. Te lo posso dire io, che ho dato un'occhiata adesso veloce su YouTube. Aspetta. Siamo letteralmente a metà. Perfetto. Ma suca un corno! Ma scusami. Cosa devo sucare? Sì, sono in chiamata con Babba. Ma scusami. Robin, grazie mille per la sub a Vale. Era per, allora, per far capire ma il concetto. Questo gioco salva? Sì. Perché se salva possiamo rifarlo mercoledì. Sì, mercoledì io... Tanto salva in automatico il gioco, me lo ricordo. E facciamo la seconda parte allora, dai. Vabbè, tanto sicuramente 2 ore se le prende, quindi. Sì, penso che l'altra metà comunque si prenderà 2 ore, perché siamo letteralmente a metà. Cioè, io ho visto che praticamente ci mancano dell'ora di gameplay, che durava un'ora. Quindi ci manca ancora quell'ora lì, ragazzi. Ci manca mezz'ora di gameplay. Però... Sì, mezz'ora. Mi fido. Però siamo state brave comunque. Molto, molto. Potevamo fallire al primo e invece abbiamo fallito. Siamo andati a metà, quindi va bene, dai. Allora, io spero, Eli, però tu mi... C'è una cosa che ti voglio dire. Sì. La modalità, mi sa che cambia, perché sono andata sulle impostazioni, c'è scritto modalità corrente farfalla. Quindi è possibile che ci sia anche un'altra modalità. Può essere. Perché allora, io fra l'altro ho fatto gli achievement del passato e non quelli del futuro. Tu credo che tu abbia fatto invece quelli del futuro? Sì.
e non quelli del passato. Quindi c'è da giocarlo poi entrambi. Il gioco vi piace o ha voglia, no? È stato molto figo. A me questi giochi così piacciono un sacco. Io lo sapete, io Rusty Lake, raga, li adoro tutti, quindi... Sì, no, è super figo. Ma non so come siano i Rusty Lake di classici, però questo qui è bellissimo. È veramente... Perché c'è la comunicazione da fare. Esatto. Cioè, è divertente il fatto che comunque dobbiamo comunicare per superare gli enigmi e fare le cose. A me sta roba qui piace da morire. Ma tant'è che io ho portato pure quello lì, We Were Here, tutti e tre. Quello io non l'ho mai giocato, mi manca per esempio. No, lì quello è bellissimo. Lo so. Bellissimi quelli. Io li adoro. Cioè, tutta questa roba di comunicazione con l'altra persona la adoro, quindi yes. Noi dobbiamo giocare quello in VR dove si fa la bomba, te lo dico. Anche lì si fa. Eli, però mi hanno dato un gioco con i conigli. Che detta così pare che stiamo facendo delle cose zozze, però giuro che ci hanno dato un gioco con i conigli che dobbiamo fare insieme, che è tipo quello con i pinguini, però con i conigli. Va bene. Vorrei dire, mica... Mi chiedono se ti è piaciuto giocarlo con Katia. Allora, piano con le offese. Sì. No, nel senso, sì, dai, ci sta. Nel senso, l'accetto. Per no, invece a me non è piaciuto giocare con Babba. Si può giocare su smartphone? Sì, si può giocare su smartphone. Dipende da come lo vuoi giocare. Si può su tablet, su smartphone, si poteva giocare su portatile, su PC, da tutte le parti. Sì, perché Babba comunque in realtà lei vede la sua storia, ma non siamo collegate. Sì. È un collegamento che noi facciamo perché ci parliamo, ma in realtà il gioco non sta effettivamente capendo che dall'altra parte c'è Yukali, capito? Sì, sì. Non abbiamo dovuto mettere nessun codice, niente di niente. No, letteralmente no. Basta che entrambi abbiano il gioco, uno dice, si coordinano con le cose da dire, stop. Sì. Ma non è che ci arrendiamo, Gianni, lo continuiamo la prossima volta. Perché sì, anche dire... perché, raga, almeno ci abbiamo il prossimo mercoledì, già, bello. Quindi, ha voglia di fare. Va bene, allora io provo a chiuderlo, Sì, vai, non ti preoccupare, si salva, vai tranquilla. Confermo. Allora... Io intanto ringrazio la signorina Yukali per aver... Ma grazie a lei. Lei ovviamente ringrazia me. Grazie mille, è stato molto divertente. No dai, è stato molto divertente. Mo che ne dicano sti babbani. Chi lo dice?